Una buona serata, buona domenica, ben ritrovati per l'ultimo Abruzzo del pallone di questo 2019, puntata questa sera un po' più lunga perché questo pomeriggio è scesa in campo la Serie B, pareggio 1-1 tra Pescara e Trapani, un pareggio che ovviamente non può soddisfare la squadra biancazzurra, peraltro la Serie B che invece, mentre tutti gli altri campionati si fermano, la Serie B sarà ancora in campo sia il 26 e ci sarà Livorno-Pescara e poi anche il 29 con il Pescara che affronterà il Chievo-Verona. In questa prima parte spazio ovviamente alla partita di questo pomeriggio, un po' deludente, poche emozioni tra Pescara e Trapani, poi nella seconda parte spazio tantissimo alla Serie D che è scesa in campo per l'ultima giornata del 2019, l'ultima anche del girone d'andata, perde la capolista Notaresco che ha questo specie di record, ha perso la prima e l'ultima, la prima col Vasto Girardi e l'ultima col Fiuggi, in mezzo una sequenza di risultati straordinaria. Però adesso deve guardarsi alle spalle non più dalla Recanatese ma dal Matelica che vince proprio a Recanati e la sorpassa in classifica. Vince il derby tutto abruzzese tra Chieti e Avezzano, la formazione neroverde di Pino Di Meo lo fa per 2-0, pareggio beffardo per la Vastese a Montegiorgio, sconfitta dolorosa. Invece per quanto riguarda il Giulianova in casa contro il Tolentino, altra sconfitta sanguinosa, quella in trasferta del Pineto contro il Cattolica. Ma ripeto, queste sono considerazioni che faremo poi nella seconda parte, intorno alle 20:15. In questa prima parte ovviamente spazio alla Serie B. La Serie C non ne parliamo perché lo sapete tutti, oramai è notizia consolidata, c'è stato in questo weekend lo sciopero della terza serie che non è scesa in campo per le problematiche relative alla defiscalizzazione. Oggi era in programma Teramo-Catanzaro, così come tutti gli altri incontri, gli altri 29 incontri. Teramo-Catanzaro sarà recuperata mercoledì 22 gennaio alle ore 18:30. Detto questo, io vi ricordo che potete interagire con noi al 392-623-7060. Saluto accanto a me William Carosella. Ciao William. Buonasera, buonasera a te, Jacopo. Poi ovviamente adesso con te faremo un'analisi di quanto è successo questo pomeriggio. Una buona serata ad Andrea Costantini. Ciao Andrea, ciao, che vi ha tenuto buonasera a tutti. Compagnia questo pomeriggio. Allora io direi di vedere subito i numeri della giornata di serie B perché manca ancora Pordenone Ascoli da giocare, partita molto interessante. Vediamo i risultati con l'ausilio della grafica. Ringrazio anche questa sera tutta la squadra di TV6. Poi nella fase finale avrò modo di ringraziarli per questa prima parte di stagione, è stata straordinaria. Siamo divertiti tantissimo. Speriamo di avervi tenuto compagnia. Spezia Cremonese è stata rinviata per le condizioni di maltempo, per l'allerta meteo che non riguarda solo la Liguria, insomma sta creando problemi in varie parti d'Italia. Cittadella Chievo Verona 1-1, Crotone Livorno 2-1, Empoli Salernitana 1-1, Juve Stabia Venezia 2-0, 2-0 anche il Perugia sulla Virtus Entella e poi il Benevento continua davvero a mietere successi, 1-0 sul Frosinone con gol di Viola e poi questo pomeriggio invece Pescara Trapani 1-1, vittoria del Cosenza sul campo del Pisa 1-3. Alle 21 come vedete c'è Pordenone Ascoli. Vediamo la classifica ovviamente che tiene conto anche che ci sono 4 squadre che devono ancora disputare il proprio impegno di campionato. Pordenone e Ascoli lo faranno tra poco e invece per Spezia e Cremonese bisognerà attendere. 40 punti per il Benevento, 28 per il Pordenone che può un po' accorciare rispetto alla formazione giallorossa campana, 26 punti per Frosinone, Perugia e Cittadella, 25 per Crotone, Chievo Verona e Virtus Entella, 24 per l'Ascoli, 23 per Pisa e Salernitana, 22 per Pescara ed Empoli. E poi William ti chiederò anche se quel successo al Castellani di Empoli di qualche settimana fa, alla luce della classifica attuale, va anche un po' rivisto, anche un po' ricontestualizzato. 20 punti per Spezia, Cremonese e Juve Stabia, 19 punti per il Venezia, 17 per il Cosenza, 14 per il Trapani, chiude la classifica il Livorno. Vedete bene che il Pescara nel giro di 4 giorni affronterà
l'ultima, cioè Livorno, il prossimo appuntamento, e il Trapani l'ha affrontato oggi, penultima della graduatoria. Io direi, William, prima di iniziare l'analisi, di andarci a vedere il servizio confezionato da Paolo Renzetti, Pescara-Trapani 1-1. Delude ancora il Pescara, che non va oltre il pari con il Trapani, conquistando un pareggio che serve solo per muovere la classifica. Prova opaca per Memusciai e compagni, che rimandano ancora l'appuntamento con la vittoria, denotando i problemi emersi anche nelle gare precedenti. Zauri torna al 4-3-2-1, mandando in difesa Ciofani, Del Grosso, Scognamiglio e Drudi. A centrocampo si rivede Palmiero dopo quasi un mese e mezzo, mentre Borrelli si riprende il posto di punta centrale in attacco. Parte forte il Delfino, prendendo subito in mano il pallino del gioco, pur senza nella prima parte di gara riuscire a graffiare al dodicesimo, anzi è pettinare a mettere il pallone in rete, fermato però su un fuorigioco che non c'è. Lo scappato pericolo scuote in un certo senso i biancazzurri, che però faticano come nelle precedenti esibizioni a creare pericoli alla difesa più battuta del torneo, e tutto questo fino al ventunesimo, quando Memusciai carica il tiro dalla distanza con Carnesecchi, che ribatte con Galano, che nei pressi non riesce a toccare il pallone perché anticipato dai difensori solani. Resta così la parità allo stadio Adriatico, con la ragnatela di Castori che tiene, con gli ospiti che alla mezz'ora trovano il gol del vantaggio. Fallo quasi al limite di Ciofani su Colpa, dopo un passaggio scriteriato di Scognamiglio, e punizione dal limite con Tangardò, che non sbaglia regalando il vantaggio alla sua squadra. Biancazzurri costretti ancora una volta ad inseguire, anche se fortunatamente questa volta il vantaggio ospite dura 12 minuti, perché al 42esimo Ciofani in mischia scaccia i fantasmi che iniziavano ad aleggiare allo stadio Adriatico, mettendo il pallone in rete per il gol del pareggio. Nella ripresa si ricomincia con grande equilibrio. All'11esimo Memusciai prende la mira dai 30 metri, ma la sfera termina sopra la traversa della porta difesa da Carnesecchi. Al 13esimo Zauri opera il primo cambio con Maniero in campo al posto di Borrelli. Le due formazioni sono più lunghe rispetto al primo tempo, anche se le emozioni sono cosa davvero rara. Il Pescara, così come nel primo tempo, fa la partita, offrendo però un calcio piuttosto approssimativo e confusionario. Al 32esimo sembra fatta per gli abruzzesi, ma sul tiro di Macin destinato all'angolino il portiere ospite è miracoloso e devia il pallone in calcio d'angolo. Al 35esimo finisce la gara dell'ex biancazzurro Pettinari, sostituito da Evacuo. Al 36esimo nel Pescara entra Castanos per Busellato, con i biancazzurri che continuano a premere anche se in maniera confusa, e con Zauri che nel finale gioca anche la carta Bocic all'esordio stagionale. La situazione però non cambia, con Evacuo che poi al 94esimo va vicino al gol del 2-1. Fischi dalle tribune dello stadio Adriatico al 91esimo per i biancazzurri, con la gara di Livorno che a questo punto assume importanza assoluta per il prosieguo del torneo. Ha ragione il nostro Paolo Renzetti, William, perché chiaramente adesso l'impegno di giovedì comincia ad assumere le sembianze di un esame di quelli, non dico duri, perché comunque il Livorno non è una squadra straordinaria, ma il Pescara ci arriva moralmente in un certo modo. Però prima di proiettarci in quello che sarà, ti chiedo quello che è stato. Ti aspettavi qualcosa in più rispetto ad una partita che il Pescara giocava in casa contro una squadra, insomma, non la migliore del raggruppamento? Ti aspettavi qualcosa in più? Ma sicuramente, tutti si aspettavano qualcosa in più, assolutamente. Mi parlavi tu della partita contro l'Empoli, se era, diciamo... Sì, se va un po' ridimensionata quella che sembrava una vittoria molto importante. Noi praticamente abbiamo fatto due partite importantissime, nel senso che abbiamo vinto col Benevento e con l'Empoli. Però poi abbiamo zoppicato con altre squadre che sicuramente erano alla nostra portata. Sì. E quindi, voglio dire, quella dell'Empoli sicuramente è stata una partita da, così, non proprio da valutare come grandissima prestazione da parte del Pescara. Quella contro il Benevento è stata una partita che praticamente... E un episodio, diciamo, succede che una partita può essere anche disputata e giocata male da parte del Benevento. Noi abbiamo giocato benino, addirittura poi abbiamo fatto 4 gol quando il Benevento veramente ne aveva subiti 3, mi pare. Quindi, voglio dire, è tutto da vedere.
Per quanto riguarda invece le altre partite, dobbiamo metterci d'accordo, questa squadra è una squadra competitiva, è una squadra che può ambire a di più. Io personalmente credo che la squadra ci sia, e la squadra deve essere però gestita meglio, e quindi è l'allenatore che ha commesso, secondo me, molti errori in parecchie partite. Qui ci scrivono: Scognamiglio viene impiegato in una posizione sbagliata. Che dovrebbe fare l'attaccante? No, forse Andrea si riferisce, tanto grazie a chi ci dà gli auguri, probabilmente forse in un tipo di retroguardia un po' diversa. Non vi ho sentito, sinceramente. Scognamiglio, ci dicono da casa, impiegato in una posizione fuori posizione, probabilmente lo vede meglio in una difesa a tre. Ma no, Scognamiglio ha giocato quasi sempre in difesa a 4, semmai la difesa a 3 è nell'ultimo periodo abbastanza inedita. Anche nel Trapani di Cosmi lui giocava in coppia con Pagliarulo, ha giocato nella difesa a 4 a Cesena, ha giocato nella difesa a 4 a Novara, ha giocato nella difesa a 4 anche lo scorso anno. Quindi no, semplicemente che sta attraversando probabilmente un periodo di forma non ottimale, un po' forse ci sono le scorie del fallo da rigore dello scorso anno nella semifinale playoff contro il Verona, e magari c'è un periodo, ripeto, non brillante di condizione da parte sua, e quindi questo poi si riflette in alcuni errori e di lettura e di interpretazione e tecnici come quello di oggi, che possono portare poi ad agevolare la marcatura degli altri. Ok. Tenuto conto dell'atteggiamento, diciamo, proprio alla Castori del Trapani iniziale, io avrei anche rinunciato alla difesa a 4. Non è che l'albero di Natale doveva essere per forza un modulo che... Però William, abbiamo detto che Zauri ha tolto l'albero di Natale, difesa a 3... Sì, va bene, è chiaro. Contro le difese a 3, e ora diciamo che ha sbagliato a rimettere il 4-3-2-1. No, quello no, per carità, però tenuto conto del gioco, diciamo, difensivista oltremodo esagerato da parte di Castori, io credo che si potesse anche fare qualcosa di diverso, per esempio tirare da fuori area. Solo Macindi tira da fuori area, e ci ha provato anche Memusciai con un buon intervento da parte del portiere. Però noi sembrava che dovessimo entrare con la palla al piede dentro la porta, non lo so. Errori sono stati fatti, Andrea, Jacopo, da parte dell'allenatore, chiaramente le scelte sbagliate. Il problema è che noi siamo partiti da fine luglio, praticamente a luglio, con il 4-3-3, dopodiché abbiamo fatto tutti i moduli di questo mondo, e ha inciso anche Tumminello, che praticamente si è fatto male. Cioè, in queste partite pure... probabilmente, non so se William sei d'accordo, e poi lo chiedo anche a Andrea, però serve un attaccante... Ma sicuramente, perché non potevamo pensare che Galano... Però è anche vero che Tumminello non potevi prevedere si facesse male, il mercato... Sì, allora doveva recuperare Maniero, perché il problema è che uno si deve anche porre questa domanda. Borrelli è un giocatore sicuramente bravo, per carità, nessuno lo mette in dubbio, però credo che, essendo un esordiente in Serie B, avrebbero dovuto prevedere che, se non fosse andato bene, chi avrebbe giocato poi. E allora io credo che l'impiego di Maniero per 10 minuti a partita, quando ha giocato, sia stato un fatto che non ha aiutato il giocatore a riprendersi, insomma. Andrea, sì. Abbiamo ascoltato, tra un po' lo sentiremo anche il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, che ha confermato che Zauri non si tocca, lo sentiremo tra pochissimo al microfono di Paolo Renzetti, ma non si tocca fino a quando? Beh, io penso che Zauri
oggi avrebbe rischiato in caso di disfatta, cioè di prestazione pessima con sconfitta. Però è evidente che le prossime due partite saranno importanti, perché mi viene da pensare, se ci sarà un bottino di 0 punti o 1 punto, magari con prestazioni come quella di oggi o al di sotto, penso che sarà difficile proseguire con Zauri, perché poi bisogna fare anche un ragionamento prospettico e capire quello che la squadra può fare in futuro con questo allenatore, quando ci avvieremo alla parte decisiva della stagione, dove fare punti sarà ancora più difficile. Quindi è importante ora dare una risposta, bisogna vivere e leggere i momenti, questo è un momento delicato e le prossime due partite secondo me saranno decisive, perché poi c'è la sosta, c'è il mercato, quindi potrebbe essere anche il momento opportuno nel caso per effettuare un avvicendamento tecnico. Se però il Pescara darà delle risposte importanti, sarà giusto andare avanti con Zauri, che è un debuttante, e quindi anche questo va messo nelle valutazioni. Sebastiani sapeva che Zauri era un debuttante, quindi come ho detto oggi, hanno gli allenatori esperti tanti grattacapi, guardate Ancelotti per dire un allenatore con le dovute proporzioni, figuriamoci se non possono avere problemi i debuttanti. Bisogna avere un po' più di pazienza. Assolutamente. Pazienza relativamente, perché nel momento in cui ci sono delle defezioni importanti di giocatori come Tumminello, che praticamente non ha potuto giocare, e ci sono delle situazioni per le quali ci vuole anche molta, un po' di esperienza in più di quella di Zauri per risolvere i problemi. Noi veramente rischiamo che prima di risolvere i problemi ci teniamo un allenatore che finora insomma non ha deluso praticamente. Però intanto andiamo ad ascoltare le considerazioni del presidente Sebastiani, che risponde proprio alla prima domanda che sentirete subito di Paolo Renzetti sulla posizione di Luciano Zauri. Una domanda secca: è a rischio la panchina di Zauri? No. Ho già detto ai due colleghi, non è assolutamente a rischio, è una partita che non siamo riusciti a portare a casa, ma questo non cambia i nostri programmi. Prova piuttosto deludente sul piano del gioco con il Trapani che si è chiuso, Pescara non è riuscito a tirare in porta, eccezione fatta per due occasioni. Ma credo che quando una squadra si chiude non sia così facile tirare in porta. E forse dovevamo andare in vantaggio noi, abbiamo invece subito la rete da loro ed è stato ancora più difficile, quindi sicuramente non abbiamo fatto una bella partita, ci mancherebbe, però guardiamo anche contro chi l'abbiamo giocata e come l'hanno giocata gli avversari, perché non è che queste partite si giocano da sole. Si avvicina il mercato, urge l'arrivo di un attaccante, credo che su questo ci sia poco da aggiungere, state monitorando diversi nomi? Sì, ma sia Giorgio che Antonio stanno cercando di monitorare un po' il più possibile tutto, non solo l'attaccante, perché si apre un mercato a gennaio, se ci sarà da fare qualche correttivo lo faremo sicuramente. Per chiudere, giovedì ci sarà questa gara di Livorno, a questo punto una gara comunque molto molto importante per il futuro, perché la classifica è corta, però dice che il Pescara è a 2 punti dalla zona playout. Sì, anche 3 punti dalla zona playoff, quindi purtroppo io sono abituato a guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, voi lo guardate mezzo vuoto, va bene uguale, però la realtà questa è che tutte le partite sono dure. Oggi credo che il Pisa abbia preso 3 gol in casa dal Cosenza e qui credo che se avessi fatto la domanda prima della partita nessuno ci avrebbe messo un centesimo. La Serie B è bella ed è importante anche per questo motivo, perché non ci sono partite scontate. Tra bicchieri mezzi pieni e mezzi vuoti, quello che sicuramente il comune denominatore, William, è che il bicchiere è mezzo. Poi mezzo pieno, mezzo vuoto, però è mezzo. È mezzo bicchiere. Sì, è vero, però c'è da considerare una cosa per quanto riguarda l'esame della partita per intero. Io nel primo tempo non colpevolizzo tanto il Pescara, perché Castori ha messo la squadra dentro l'area di rigore. Sì, sì. E sicuramente se non abbiamo... lo si sapeva un po', affrontavi Castori, certo, 3-5-2, sì. Squadra molto... Capito, però non è semplice, ha ragione il Presidente, esatto. Che non è semplice fare gol.
Ma nel secondo tempo no, perché Castori è stato intelligente, perché ha capito e ha detto ai giocatori: se continuiamo così, prendiamo. Noi veramente i gol poi ne prendiamo, perché poi dobbiamo recuperare. E allora ha giocato la partita Castori, l'ha fatta giocare ai propri giocatori. Io non ho visto l'assembramento in area da parte del Trapani nel secondo tempo. E quindi lì mi sarei aspettato molto di più da parte del Pescara. C'è stata un po' più di iniziativa del Pescara, ha avuto anche quella palla gol con Macin, che poi in realtà bisogna sempre definire palla gol, cioè un'occasione nitidissima che però Macin si è quasi inventato da solo, una respinta su corner. Sì, certo, certo. Beh, diciamo che poi il loro portiere è bravo. Sì, assolutamente. Carne secchi, che oggi Andrea ha fatto un paio di parate molto, bravo, molto belle. Però adesso si va, oggi te lo dicevi in coda diretta stadio al nostro Paolo Renzetti, si va a Livorno che ha cambiato tecnico, ha preso Tramezzani, che però aspetta i primi punti di che sono classici quando di solito c'è un cambio di tecnico. Ecco, Castori è l'esempio lampante, cambia allenatore il Trapani e subito va a prendere un punto in un campo difficilissimo come quello di Pescara, e invece Tramezzani ancora non è a secco. A questo punto va temuto più il Livorno sotto questo punto di vista, o il Pescara deve temere più se stesso, perché comincia a fare veramente un po' di fatica a giocare in un certo modo, secondo te? Intanto ci sono anche i casi Grosso, che ha fatto 3 partite e 3 sconfitte, ma Grosso col Brescia non ha proprio ingranato, non ha dato mai segnali quella squadra con la gestione Grosso di poter meritare dei punti. Il Livorno invece dei segnali di vita li ha dati, quindi questa cosa io la temo, come temo anche il momento psicologico del Pescara, anche perché ci sono pochi giorni per preparare la partita, sarà una trasferta, quindi ci sarà anche il viaggio, bisognerà lavorare sotto le feste. Il Livorno, se vogliamo, avrà, è vero che ha dovuto viaggiare da Crotone a Livorno, avrà comunque un giorno in più, potrà preparare un po' meglio, ed è una partita che non dico sia un'ultima spiaggia per il Livorno, però da ultimi della classe con il nuovo allenatore è una partita da vita o morte, che interpreteranno da vita o morte, ecco. Quindi questa cosa me la fa temere molto. Assolutamente, peraltro ci sarà Maras, che l'anno scorso non segnava mai e quest'anno invece a Livorno segnato anche ieri. Vediamo l'episodio da Moviola, ma non per vedere se fosse o meno fuori gioco, ma per il gol annullato a uno degli ex della gara, Pettinari. C'è questo lancio proprio di Carne Secchi, la sponda aerea di un giocatore del Trapani, e il gol che poi di fatto non viene convalidato. Siamo al 13° del primo tempo, la sponda di testa, doppia sponda di testa, Pettinari si invola verso Castrati, mette il pallone in rete, ma con la bandierina già alzata. Vedrete da voi di quanto ha sbagliato, cioè Ciofani rimane molto attardato dietro. Questo probabilmente, io penso, spero, allora è andata benissimo e noi non ce ne vogliono i tifosi del Trapani, siamo contenti insomma che il gol non sia stato convalidato, però io penso che allo stato attuale 2020 sia imprescindibile l'uso della tecnologia su questi casi. Ormai è stata fissata la frontiera. Ci saranno nei playoff e sarà inserita in campionato dall'anno prossimo. Purtroppo questo è. Sicuramente, perché Andrea, cioè, vedersi annullare un gol così per un errore macroscopico da parte del guardalinee, mi pare che incida molto sulla partita. Sì. Assolutamente sì, poi diciamo anche che il Trapani il vantaggio lo ha trovato lo stesso, ora non è, non è che facciamo come la matematica, che siccome poi il Trapani ha segnato successivamente allora si sarebbe stati solo 0-2, però questo era un gol, gol, attenzione, poi i giocatori Castrati si è fermato, però l'azione doveva andare avanti, chiaro. Assolutamente. Ci ascoltiamo i due tecnici, Zauri e Castori, sempre al microfono di Paolo Renzetti.
Ieri avevi detto in conferenza stampa, domani conterà solo vincere. È arrivato questo pareggio, al di là di quella che è stata la partita, ci si aspettava qualcosa in più dalla tua squadra? No, assolutamente, noi per primi, da me, da presidente, ai giocatori, quando in casa non riesci a vincere ti lascia sempre un po' di amore in bocca. Siamo dispiaciuti perché volevamo vincere, ci abbiamo provato, magari in maniera un po' disordinata in alcuni momenti, però credo che l'atteggiamento dei ragazzi sia stato buono, ce l'hanno messa tutta e non si è riusciti a trovare il gol. Avevi detto anche nei giorni scorsi gli allenatori sono sempre in discussione, qualche minuto fa ai nostri microfoni il presidente Sebastiani ha detto Zauri non si tocca. Ringrazio il presidente, la stima della sua età fa sempre piacere, ma io l'unica medicina che ho è lavorare e far lavorare bene i ragazzi, poi tutti quanti noi allenatori siamo lì per essere giudicati anche in base ai risultati, per cui sono sempre quelli che fanno la differenza. Oggi tanta buona volontà, ma qualche errore in difesa, soprattutto anche in occasione del gol del vantaggio della formazione siciliana, quel passaggio di Scognamiglio a Ciofani probabilmente non doveva essere fatto. Insomma, l'attacco ha dei problemi perché gli attaccanti centrali continuano a non segnare, però anche in difesa c'è probabilmente da rivedere qualcosa. Abbiamo concesso un'unica situazione agli avversari, è impensabile in Serie B non concedere niente. Dispiace che magari una giocata dove potevamo gestirla meglio, ma insomma nel calcio gli errori capitano, purtroppo veniamo puniti oggi alla prima disattenzione, è un momento, ma chiaramente la colpa è nostra, dobbiamo essere più attenti. Dispiace, e per chiudere Luciano, parlare dei singoli in queste situazioni, però abbiamo visto piuttosto Maluccio Borrelli e Maluccio anche Maniero quando è entrato in campo. No, ma io li ho visti entrambi che ci hanno provato. Gli attaccanti vanno anche messi in condizione di poter calciare in porta, spesso li usiamo anche come sponda, come per attrarre magari i difensori avversari. E i ragazzi, ripeto, dal punto di vista di impegno non posso dire assolutamente nulla. Dispiace perché chiaramente noi cerchiamo anche i gol degli attaccanti. L'ultimissima, giovedì a Livorno occorrerà un altro Pescara con una squadra che è ultima in classifica ma che ha messo in difficoltà sia il Benevento che il Crotone. L'abbiamo visto anche oggi, le squadre tutte quante si difendono, tutte quante giocano, hanno giocatori che possono farti male, per cui sarà un'altra battaglia, sicuramente l'atteggiamento nostro dovrà essere simile a quello di oggi e ancora meglio se si può, perché certo contro queste squadre che ce la mettono tutte dal punto di vista caratteriale non puoi assolutamente essere da meno. E chiediamo subito se Castori è soddisfatto di questo pareggio ottenuto oggi a Pescara. Sì, sono contento della prestazione della squadra, io sono arrivato giovedì, ho fatto appena 3 allenamenti. Ho ribaltato la squadra nel sistema di gioco, nel modo di interpretare le partite, eccetera, quindi non era facile. Avevo anche dei punti interrogativi perché meno male sai cambiare tutto, cambiare molto e non sai, e poi anche il dubbio sulla condizione, se poteva tenere o meno la partita per quello che chiedevo io loro di fare, quindi ecco, tutto sommato ho avuto risposte positive, la squadra ha dimostrato solidità e compattezza perché siamo stati sempre molto ben coperti e corti, siamo andati in vantaggio, ci sta annullato il secondo gol che era buono, quello di Pettinari. Però questo solo per titolo di cronaca, non per polemica. Ma lo abbiamo detto in cronaca anche noi che la posizione di Pettinari era regolare. Esatto, quindi questo qui significa essere fatta una buona gara, perché venire qui e recriminare sul pareggio di 1-1 dopo magari ecco, una settimana e un periodo di tempo per il Trapani sicuramente non bello, è comunque un segnale importante. La squadra deve essere corta, questo sta ai bravi ragazzi a rispettare quello che avevo chiesto loro. Ho cambiato sistema di gioco, ho cambiato anche, però non è importante, io dico che si è iniziato un percorso, si è segnata una strada e adesso dobbiamo percorrerla. Mister, guardando la classifica però il pareggio è sicuramente positivo, ma la vittoria del Cosenza a Pisa complica un po' i giochi delle squadre che sono negli ultimi due posti, Livorno e Trapani. Bisogna cambiare marcia? Piano piano, sappiamo che dobbiamo fare le vittorie, non è che non lo sappiamo, però è importante che abbiamo dato un verso alla squadra, se no fai fatica a vincere, quindi ripeto. Io ho accettato questa sfida, penso che con i ragazzi piano piano miglioreremo e riusciremo piano piano alla lunga, perché ci vuole tempo, perché la classifica non è bella, però mi è successo anche altre volte. L'anno scorso non ci sono riuscito, ma le volte sì, quindi. Pescara ha fatto quello che noi abbiamo permesso loro di fare, perché abbiamo concesso poco o niente, la porta non l'abbiamo fatta vedere mai, quindi siamo stati molto bravi a coprirci generalmente, raddoppiare sempre sul Galano. E niente, io guardo un po' a casa mia, no? A casa degli altri, mi faceva fare i miei, insomma. Queste le parole degli allenatori. Vediamo, William, la classifica. Perché, allora,
La prima cosa che balza agli occhi è che il Benevento sta facendo una Serie A2. Ammazza il campionato. Non quasi, nemmeno quasi più una Serie B. Sì. Perché poi dal Pordenone, che comunque deve giocare, dal Pordenone in giù, diciamo che ci sono squadre più in difficoltà, che sono le ultime, però sostanzialmente la classifica è molto corta. Prima il presidente Sebastiani ha detto, rispondendo a Paolo Renzetti, che diceva il Pescara è a 2 punti dai play-out, però siamo anche a 3 punti dai play-off. Sì. Secondo te, allo stato attuale, è una squadra, il Pescara, che corre il rischio di fare un campionato nel limbo? Galleggia, tu galleggia, dici. Esatto. Beh, può succedere perché se non si riesce a dare un'identità precisa a questa squadra, la quale con tutti i moduli che ha cambiato non gioca mai a memoria e quindi prova, ha molta difficoltà ad essere efficace, credo che potrebbe essere un campionato in cui si galleggia. Non credo proprio che rischiamo nulla a livello proprio di play out, e quindi, perché la squadra è buona, e quindi se si dovrà cambiare l'allenatore si dovrà anche operare in sede di mercato per far sì che certe pecche vengano, perché non si poteva pensare di poter affidare diciamo le vittorie soltanto a Galano e a Machin. Galano per esempio oggi è stato quasi annullato perché sì, però Castori ha spiegato bene, c'era sempre il raddoppio di marcatura, una grande attenzione nei confronti di questo giocatore, quindi una volta annullato lui ha anche ragione l'allenatore quando dice Borrelli se non viene servito non può fare gol. Ma quindi c'è una confusione, Andrea, dimmi pure tu, c'è una confusione di moduli, perché se la squadra gioca, ricordate Cocco col Vicenza? Sì, come no. Aveva sicuramente... Era stato capocannoniere l'anno prima. Giocavano tutti per lui, no? E quindi praticamente, parliamoci chiaro, ci vuole sempre il supporto giusto per quanto riguarda l'attaccante. Però c'è da dire pure che molte partite le abbiamo risolte con Galano e con Machin. Quindi, circa il fatto del modulo, sicuramente a mio avviso Zauri ha sbagliato a modificare una squadra, un assetto che avevano dato delle grandi risposte. Detto questo, anche questo modulo, che è quello che ha dato maggiori garanzie, specie dal punto di vista offensivo, per esercitarlo con grande continuità c'è bisogno di riequilibrare l'organico e di rinforzarlo in certi reparti. Il 4-3 era inapplicabile perché mancavano proprio i giocatori. Pensate che per molti mesi, o meglio settimane, è mancato Di Grazia, e senza Di Grazia chi fa l'esterno a sinistra? Brunori, che tale non è. Per fare la difesa a 3 servono i difensori centrali. Pescara ha 4 centrali di ruolo, sì. Bettella, Drudi, Campagnaro, Scognamiglio, Ciofani e Vittorini sono degli adattati. Per giocare col 4-3-2-1, con Tumminello fuori, con Borrelli che viene dalla primavera, con Brunori che non si è adattato e Maniero che è un giocatore che non è mai entrato in forma, sicuramente serve un rinforzo lì davanti, che poi sia un giocatore che fa gol o li fa fare, questo poi sarà alla società sceglierlo, però va riequilibrata la squadra, va riequilibrato l'organico con sfoltimento e acquisti mirati affinché finalmente si decida, e Zauri possa farlo, come andare avanti con un assetto tattico ben preciso, laddove le variabili possono essere utilizzate in corso d'opera, perché quindi, è giusto saper cambiare anche in corso d'opera, però bisogna avere una identità tattica che permetta di esprimere il gioco con grande diciamo così, sicurezza nel corso del campionato. Quindi Borrelli bocciato. No, allora non si può bocciare un giocatore che viene dalla primavera e che era il terzo o quarto attaccante. No, si può bocciare perché viene dalla primavera. No, Borrelli ti ha dato una grossa mano e bisogna ringraziarlo. Ora magari sarà stanco, più psicologicamente che fisicamente, perché un giocatore di 19 anni fisicamente non può essere stanco. Lo può essere di testa, perché ora tutto l'attacco è praticamente sulle sue spalle, vista l'incapacità di Brunori e di Maniero di essere efficaci. E chiaramente un ragazzo di
19 anni che era il centravanti della primavera e si mette e viene proiettato a essere il centravanti titolare della prima squadra, è una grossa responsabilità e il giocatore rischia di bruciarsi, lo diciamo sempre, il giocatore giovane va gestito, è un debuttante, non è un 19enne che giocava in prima squadra lo scorso anno, è un 19enne debuttante, quindi c'è questo passaggio del campionato, per lui è naturale, è un percorso di crescita, ecco perché non lo si può e non lo si deve bocciare. Assolutamente. Oh, vediamo una cosa che mi hai mandato questo pomeriggio, una prima pagina di Gazzetta dello Sport. Un pezzo di panettone per Zauri, solo un pezzo chiaramente, altro passo falso, 1-1. Col Trapani. No, poi ho cambiato. Ho messo nella foto c'era un'altra volta il titolo, un pezzo di panettone dentro un'altra volta il titolo. No, ma c'era sotto praticamente albero senza luci. Albero senza luci. L'albero che abbiamo riscoperto era senza luci. Oh, ma ti faccio una domanda un po', visto che siamo in chiusura di questa prima parte, meglio affrontare Tramezzani o, visto che c'è stato anche il rischio, affrontare Pillon a Livorno? Guarda, insomma, è un rischio. Hai ragione tu quando dici che il Pescara deve badare a se stesso principalmente, deve avere paura di se stesso, perché credo che queste partite dovrebbero essere affrontate con una tranquillità. Sono squadre in grossissima difficoltà, che praticamente occupano gli ultimi posti in classifica, e non vedo perché il Pescara debba preoccuparsi del Trapani e del Livorno. Purtroppo giochiamo male, purtroppo non riusciamo ad avere, diciamo, una squadra efficiente. Torniamo all'albero di Natale, posso anche dire che magari non eravamo più abituati a giocare con l'albero di Natale, per dire, no? Certo. Però tutte le... diciamo che la verità è sta nel mezzo, perché praticamente sono stati commessi degli errori che sono costati parecchi punti. E poi che principalmente è costata l'identità della squadra, che finora non ancora viene definita bene. Assolutamente. Vediamo il prossimo turno, visto che siamo in chiusura di questa prima parte. Eccolo qua, 18ª giornata. Vi ricordo che si torna in campo già giovedì. Il Pescara va a Livorno contro una formazione che ha assoluto bisogno di punti, e speriamo, insomma, che sia un viatico per un buon viatico per poi affrontare l'ultima del 2019 contro il Chievo Verona. Non sarà semplice neanche giovedì, poi peraltro con il Chievo si gioca alle 12:30 per chiudere l'anno. William, al netto, ti faccio fare una previsione a 180 minuti dalla fine di questo 2019, dai un voto al 2019 del Pescara, partendo da gennaio ovviamente, quindi dalla 5, insufficienza abbastanza marcata. Beh, direi di sì, 5 meno. 5 meno addirittura, va bene. Andrea, tu sei d'accordo? Non si può dare un voto superiore. È un giudizio severo, però insomma, magari 5.5, dai. 5.5. Va bene. William, io ti ringrazio per essere stato con noi. Ripeto, sì. Noi abbiamo una squadra sicuramente competitiva, parliamoci chiaro. È inutile dire che la squadra è quella che è, quindi occupa il posto che le compete. No, io credo che veramente la squadra potrebbe dare molto di più. Assolutamente. Sicuramente. E speriamo che la partita all'Ardenza di Livorno riponga il Pescara un po' più vicino a dove dovrebbe essere. Grazie. Vabbè, Will. La classifica, 2 punti, 3 punti dai playoff, insomma. Va bene. È ondivaga. Io ti auguro buon Natale. Grazie, buon Natale a tutti. Grazie a William Carosella. Noi ci fermiamo per la pubblicità. Tra poco cominciamo la amplissima pagina dedicata alla Serie D. Eccoci rientrati, ultima parte dell'Abruzzo del pallone, che apriamo con il comunicato ufficiale dell'Avezzano, che vi facciamo... si riferiva proprio a te, tu sei troppo modesto però, quando diceva che il merito è tuo. Con il comunicato ufficiale dell'Avezzano, eccolo qua,
Il tecnico Andrea Liguori ha rassegnato irrevocabilmente le sue dimissioni. La panchina sarà affidata al tecnico Antonio Mecomonaco, che ritorna in biancoverde dopo una breve parentesi di inizio stagione. L'incontro tra il padron Paris e l'allenatore Mecomonaco è in programma per domani alle 20, domani sera dunque, presso lo studio del presidente. Il padron biancoverde ringrazia il mister Liguori per il lavoro svolto e per la persona corretta e leale che si è sempre dimostrata. Vediamo anche se ci sono, se, qualora ci fossero sviluppi a Pineto. Intanto torniamo per un attimo alla Vastese, che ha mancato un risultato. Forse questa squadra di Giovanni, ti supplico, compati di Giuliano e portaci in Serie C, forse questa squadra l'abbiamo troppo presto, o non noi, qualcuno gli ha dato la sottovalutata, ma invece la Vastese sta risalendo bene, un po' comunque una squadra comunque attrezzata, importante anche nelle ultime operazioni di mercato, anche con l'arrivo del nuovo direttore si sta operando bene, quindi sicuramente nel girone di ritorno, speriamo dalla seconda giornata, sicuramente proseguirà un cammino positivo come sta facendo adesso, comunque una squadra allestita importante. Sì, Andrea, stesso discorso di settimana scorsa, copio e incollo. Effettivamente questa è una squadra che ha ricevuto tante critiche e forse alcune, molte anche giuste, nella prima parte del campionato, che però ha avuto la forza probabilmente di reagire nella seconda parte del girone d'andata. Sì, le cose sono migliorate, un po' perché ci sono stati degli innesti di mercato interessanti, un po' perché il talento non manca, un po' perché probabilmente ho quasi la sensazione che l'innesto nei quadri organici di Nicola D'Ottavio come direttore sportivo abbia un po' moderato quella che era la forza, forse anche eccessiva, che aveva Marco Amelia, e il giusto tra virgolette contrappeso, come è normale che ci sia in una società di calcio anche a questi livelli, cioè ci sia un direttore sportivo che è il collante tra la società e l'allenatore, che è l'uomo che fa le operazioni di mercato in entrata e in uscita di concerto con l'allenatore. E quindi penso che questo inserimento abbia fatto bene al mondo Vastese, abbia fatto bene anche ad Amelia, abbia fatto bene alla squadra, che oggi deve un po' mordersi i gomiti perché ha avuto la possibilità, dopo il gol di Bardini, di portare a casa i tre punti, di poter uccidere tra virgolette la partita. Non ce l'ha fatta la Vastese, non ha colto l'attimo, e poi nel finale c'è stata la reazione del Monte Giorgio. Vincere a Monte Giorgio di questi tempi è tutt'altro che semplice, e la Vastese ha sfiorato questa impresa. Non è andata bene, però la prestazione c'è stata, il momento è positivo, mi aspetto una Vastese che sia all'avanguardia, che sia protagonista nel girone di ritorno, per ritagliarsi anche un posto da playoff e per essere una protagonista comunque della seconda parte della stagione. Allora, chiudiamo il giro dei campi. Intanto vantaggio del Sassuolo sul Napoli, 1-0 per la formazione di Roberto De Zerbi. Chiudiamo il giro dei campi andando a Cattolica, non prima però, visto che prima ci ha mandato il messaggio di ringraziare per l'SMS che ci ha mandato Luca Di Pasquale, che è stato nostro ospite in più di una circostanza anche in questa stagione. Lo ringraziamo perché insomma dà merito al lavoro che la redazione fa domenicalmente, che può sembrare semplice, ma semplice non lo è affatto. Cattolica Pineto 2-1, vediamo. Il Cattolica SM è tornato a fanalino di coda solitario dopo la vittoria della Jesina nell'anticipo di sabato sul campo della San Giustese. È chiamato a rialzare la testa dopo la sconfitta al fotofinish di Vasto, che ha interrotto a 3 la mini striscia positiva dei giallorossi. Cascione deve fare a meno di Lungo, Degenti, Maggiori, Insingi e dell'acciaccato Gasperoni, ma può contare sugli acquisti Ferraro e Baic. Il primo parte titolare, il secondo dalla panchina. Subito un angolo per gli ospiti. Dalla bandierina Alessandro, festa calcia alle stelle. È passato solo un minuto. Dopo due giri di lancette, Rizzitelli duetta con Merlonghi e calcia dal limite dell'area, pallone fuori. Al settimo il tiro di festa è Sbilenco, sfera a fondo campo. Al 18esimo Marianeschi dalla distanza e senza troppa convinzione, pallone lontano dai legni difesi dagli Etti.
Al minuto 22 il sinistro di Bianciardi, dal limite dell'area, sibila lato di poco alla destra del portiere di casa. Dopo un avvio difficoltoso esce il Cattolica, al 23esimo il primo corner della partita per i giallorossi. Notariale tocca corto per Merlonghi. Palla Somme che crossa per l'incornata di Gaiola che impatta male. Al 25esimo il colpo di testa di Battistini viene parato ma non bloccato da Sciba, che poi anticipa Rizzitelli comunque in fuorigioco. Due minuti dopo Merlonghi per Rizzitelli che si sistema il pallone e calcia di destro spedendo a lato. Si fa male Somme, guaio muscolare dietro la coscia. Al suo posto al 33esimo entra Barellini. Al 38esimo il Cattolica passa in vantaggio. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, Merlonghi tocca l'indietro per Cannoni. Sciba respinge con affanno la sua conclusione. Rizzitelli si avventa sul pallone e lo scaraventa in rete. 1-0 e nono centro stagionale per Rizzigol, che corre sotto la curva giallorossa. Al 42esimo Alessandro dalla bandierina trova la testa di Pepe, la sfera sorvola la traversa. Al 46esimo Tomassini di testa spedisce fuori, l'attaccante ospite reclama il rigore, per l'arbitro è semplice rimessa da fondo campo. Al nono della ripresa la Cattolica raddoppia, punizione potente di Merlonghi, Sciba ribatte sulla testa di Ferraro, sfera sul palo e quindi in rete, 2-0. Gol all'esordio per il difensore ex Forlì. Al 13esimo Simoncelli converge calcia, pallone deviato da un difensore in angolo, il sesto per gli ospiti. Sugli sviluppi del corner Alessandro mette in mezzo, Pepe incorna alle spalle di Aglietti, il Pineto accorcia le distanze, 2-1. Al 18esimo la volée da posizione defilata di Amadio, dopo una bella apertura di Acquadro, è bloccata senza difficoltà da Aglietti. Al 21esimo altra punizione di Merlonghi, dalla stessa zolla da cui aveva calciato per il gol del raddoppio di Ferraro. Questa volta Sciba blocca a terra la sua battuta. Al 23esimo Amadio prova a risolvere sparando dal limite dell'area, pallone a lato. Alla mezz'ora rosso diretto a Guarino per un fallo da ultimo uomo, Cattolica in 10. La conseguente punizione è battuta da Quadro, pallone sulla traversa e poi sulla linea di porta, Ferraro si rifugia in angolo. Al 41esimo il fendente di Acquadro a colpo sicuro scheggia la traversa e finisce a fondo campo, altra occasionissima per il Pineto. Al 48esimo la finta di Amadio gli consente di liberarsi di Notariale, il suo tiro è respinto dagli Etti, poi si alza la bandierina dell'assistente per un fuorigioco. Al 50esimo la conclusione di Acquadro è bloccata a terra dagli Etti. È l'ultima emozione, finisce 2-1 per il Cattolica, alla seconda vittoria stagionale. I giallorossi salgono a quota 12 in classifica, riagganciando la Jesina. Il Pineto resta a quota 27. Siamo sulla strada giusta, l'avevo già detto 4-5 partite fa. E la partita di oggi mi ha dato la conferma del periodo di crescita che stiamo affrontando. Bisogna soffrire, stiamo imparando a soffrire, lo stiamo facendo di squadra, lo fanno sia i giocatori in campo che quelli che stanno fuori, lo fanno durante gli allenamenti, e i risultati poi arrivano, le cose poi piano piano girano, è normale che affrontavamo una delle squadre più forti del campionato, dopo Vasto non era facile affrontare il Pineto che comunque cerca un posto nei playoff. È una squadra che gioca bene, ci ha messo in grande difficoltà, però oggi l'abbiamo affrontata con una mentalità di unita per cercare di portare a casa il risultato e si è visto anche nel momento che siamo andati 10 uomini, la squadra è rimasta compatta e ha sofferto poco. Oh, questa è l'intervista ad Emanuele Cascione, intanto il direttore spera, rivedendo anche se sapeva il risultato, speravi insomma che alla fine almeno un pareggio, perché avrebbe fatto comodo che il... Giulianova Tolentino all'ultimo minuto e il pareggio ci sarebbe andato comodo. Cattolica Pineto pareggio sarebbe andato comodo. Vuol dire che quando ne vinciamo una noi, vedi che succede. Andrea, sono ore di riflessione in casa Pineto sulla posizione di Paolo Rachini. Domani si analizzerà questa sconfitta con maggiore freddezza, con maggiore calma, con maggiore cautela per vedere cosa va, cosa non va. In realtà quello che è certo è che c'è stata profonda delusione subito dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro il Tolentino.
e quella è stata una sconfitta amara per la dirigenza del Pineto. Questa chiaramente contro l'ultima della classe non può essere una sconfitta indolore. Sono ore di riflessione per valutare se c'è la possibilità che ci sia un altro cambio in panchina. Sarebbe il secondo cambio stagionale dopo l'addio di Epifani e l'arrivo di Paolo Racchini. Se, ripetiamo, se condizionale d'obbligo dovesse il Pineto cambiare di nuovo, ci potrebbe essere il ritorno di Daniele Amaulo. Questo è, insomma, un'indiscrezione che abbiamo, ovviamente con tutti i se del caso, e lo diciamo perché chiaramente noi invece ci auguriamo che magari dopo qualche ora, smaltita la rabbia post gara, invece possa esserci la sconfitta possa essere analizzata in maniera più fredda e che il Pineto possa continuare con il progetto tecnico attuale. Però nel caso in cui dovesse esserci un cambio di rotta, di timoniere, potrebbe tornare Daniele Amaulo sulla panchina biancazzurra. Beh, diciamo fino in fondo, in pratica già dopo la partita con il Tolentino si fiutava un avvicendamento in panchina, perché col campionato andato a livello di primo posto la Coppa Italia diventava un obiettivo importante, e aver perso quella partita ai rigori in quel modo contro la squadra che ora sta bene ma chiaramente inferiore poteva già portare a un provvedimento quella gara. Si è deciso di andare avanti, ma dopo una sconfitta come questa sul campo dell'ultima della classe, per quanto in ripresa e anche con un po' di sfortuna, però è evidente che le cose non vanno. A me dispiace molto per un presidente come Brocco, che davvero ci sta mettendo tanto anima e cuore e anche soldi. Non dimentichiamoci che l'organico è ricchissimo, c'è tantissima qualità, ora anche c'è un centravanti vero che fa gol, e in questa stagione c'è stato un allenatore importante come Epifani, poi un allenatore come Racchini, ora potrebbe arrivare un terzo allenatore. Insomma, il presidente non sta lesinando sforzi e andrebbe ripagato dai giocatori, dagli allenatori, da tutti in maniera migliore. Staremo a vedere. È giusto dire che ci sono ore di riflessione, ma a mio avviso la sorte di Racchini è abbastanza segnata. Ci dispiace per Paolo Racchini, che più volte abbiamo avuto nostro ospite anche la settimana scorsa, ma purtroppo i risultati in questo momento stanno dicendo proprio questo. Ricordiamoci che oggi il Pineto in panchina aveva un giocatore come Acquadro, che forse è il miglior centrocampista della rosa, e anche oggi è partito dalla panchina. Amadio, Bianciardi, Marianeschi che è appena tornato, Tomassini, Alessandro, il giocatore Speranza, arrivato l'esterno Simoncelli, in panchina Pepe, Speranza, Orlando, sono giocatori tra i migliori della categoria, e il Pineto in questo momento non sta rispondendo a quelle che sono le aspettative. Dunque io mi aspetto questo provvedimento nelle prossime ore. Mi dispiace molto per Paolo Racchini, insomma vedremo se andrà poi effettivamente così. A proposito, visto che hai parlato del presidente del Pineto Brocco, è passato da, insomma, dovesse essere, ripeto, confermata, ma con tutti i se del caso, dovesse essere confermata la decisione dell'avvicendamento, insomma, passerebbe da una grandissima stabilità negli anni scorsi a invece quest'anno un zampariniano, ecco. Però, insomma, vedremo come andrà a finire. Prima di chiudere, ci sono altri messaggi, ce n'era qualcuno ancora da leggere, perché poi devo far vedere un link con cui chiuderemo, e ne voglio parlare con Andrea e con il direttore Masciangelo, vedremo un po'. Ci sono dei messaggi? Ah, mandati tutti, perfetto. Vediamo il link allora. Il link è questo. Allora, oggi c'era la possibilità di un derby non in panchina, tutto abruzzese, non in panchina, non per le squadre, ma per i direttori sportivi. Due abruzzesi che si sfidavano, non è stato possibile perché Latina Aprilia Racing Club è stata rinviata per
tutelare la pubblica incolumità in seguito all'avviso della Protezione Civile di condizioni meteorologiche avverse. Andrea, sarebbe stato un derby di direttori sportivi abruzzesi nel Lazio, di sì. Giuseppe contro Battisti. Sì, sì, aveva il suo fascino, avrà il suo fascino nel momento in cui la partita sarà recuperata, però sono direttori che hanno vinto in Abruzzo, che hanno lasciato il segno, e ora sono ripartiti dal Lazio, uno è ripartito dopo l'inibizione, l'altro ormai da tempo si è allontanato dall'Abruzzo, è stato a Nocera con la Nocerina, adesso c'è questa avventura pontina, facciamo un in bocca al lupo ad Alessandro Battisti e a Marcello Di Giuseppe affinché diano del loro meglio. Poi purtroppo in questo momento c'è il terzo incomodo che ha la meglio, che è la Turris, speriamo che almeno uno dei due possa rimontare e avere la meglio. Sarebbe stata una partita particolare, eh? Sarebbe una bella partita, sicuramente vedremo il recupero, cercherò di andarci perché sicuramente puoi imparare tanto da questi due professionisti. Sono contento per il direttore Giuseppe che è tornato e sicuramente tornerà dove merita, so che ha sofferto tanto, quindi gli auguro un grosso in bocca al lupo di cuore e tornerà sicuramente dove merita. Assolutamente, noi ce lo auguriamo. Vediamo il prossimo turno di campionato, il prossimo sarà il 5 gennaio alle 14:30, Fiuggi Pineto, Campobasso Avezzano, Cattolica Matelica, Chieti Vastese, sarà una partita particolare, il tuo presente contro il tuo recentissimo passato. Sì, una bella partita anche per il mister Di Meo. Adesso lavoreremo la sosta con molta serenità per questa vittoria e sicuramente andremo a affrontare una partita molto difficile, poi avremo il Pineto, quindi sappiamo che sarà un giro di ritorno molto intenso, molto difficile, e l'affronteremo uno alla volta con la stessa determinazione che abbiamo dimostrato oggi, con la cattiveria e con la voglia di uscire al più presto dalle zone basse, perché Chieti sicuramente merita altro, quindi mi sento anche di ringraziare i tifosi perché anche nei momenti difficili non ci hanno mai abbandonato, ci hanno sempre sostenuto, se ci hanno criticato sempre con una critica costruttiva, e ben vengano le critiche quando vengono meritate, perché comunque da lì devi trovare ancora di più la forza di uscire dai momenti difficili. Sì. Se mi permetti di ringraziare e fare gli auguri speciali alle persone che ruotano intorno al Chieti, che non si nominano mai, ma so che stanno facendo un grande lavoro, e sono i magazzinieri, quelli che fanno tutto il reparto sanitario comandati dal dottor Ranieri, perché veramente sono le persone che stanno dando qualcosa in più per tutte le difficoltà. Anche Di Crescenzo Stefano, che si è ambientato subito col nuovo staff, sono quelle figure che nei momenti difficili non hanno mai abbandonato la nave. Quindi un augurio, un abbraccio e un grazie per adesso. Assolutamente, doveroso anche perché spesso noi parliamo di allenatori, direttori sportivi, generali, presidenti e quant'altro, giocatori, però poi all'interno delle squadre di calcio c'è chiaramente tutto un mondo che ruota. Terminiamo di vedere la schermata del prossimo turno, poi facciamo gli auguri perché poi ci rivedremo il 5 gennaio. Giulianova, Atletico Porto Sant'Elpidio, questa è una partita assolutamente da non sbagliare in casa giallorossa. Montegiorgio Agnonese, Recanatese Jesina, San Giustese Tolentino, e il Notaresco riparte da quel vasto Girardi che l'aveva fermata 3-5 al Savini all'esordio, ma di fatto dando il là ad una cavalcata straordinaria che si è fermata oggi solo all'ultima del girone d'andata, ma saranno questioni ovviamente di cui parleremo quando sarà già 2020. Allora fatemi fare innanzitutto gli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo al direttore generale del Chieti Andrea Masciangelo. Buon Natale a tutti voi, a tutta la redazione, e sempre complimenti perché siete super professionisti e competenti, quindi grazie. Vi seguo sempre con molto piacere. Grazie, grazie mille, grazie ad Andrea Costantini. Andrea, grazie a voi, ma tanto avremo modo anche prima di Natale di rivederci. Ma anche dopo Natale, il 26, perché c'è Livorno Pescara. Assolutamente sì. Domani sera c'è l'appuntamento con Replay, martedì sera, vigilia di Natale, ci sarà l'appuntamento con Proteramo, faremo un po' il bilancio
della situazione in casa biancorossa. Giovedì, giorno di Santo Stefano, alle 21, un appuntamento speciale con Velo, un anno insieme che abbiamo vissuto insieme di ciclismo. Ovviamente ci sarà Luciano Robottini, ideatore della trasmissione, non solo lui, ci sarà anche il presidente del comitato regionale della Federciclismo, Mauro Marrone, tanti ospiti, faremo un po' il riassunto di quello che è successo nel 2019 su due ruote. Poi chiaramente il giorno invece ci sarà Livorno-Pescara. Comunque, come sempre, anche a Natale ci sarà tantissimo sport sul canale 14 digitale terrestre. Io, visto che ho anche l'albero di Natale a fianco, ne approfitto davvero, eccolo qua, ne approfitto davvero per fare gli auguri di Buon Natale a tutti quelli che ci hanno seguito, che speriamo continuino a seguirci anche l'anno prossimo, quando ripartirà l'Abruzzo del pallone. Un augurio davvero, perché l'affetto con cui ci seguite è davvero, davvero tanto, e noi vi ringraziamo per questo. Vi auguriamo buone feste, così come auguro buone feste a tutta la squadra di TV6, che ha lavorato anche in questa stagione, spesso anche in condizioni di difficoltà, perché è così, perché i campi sono tanti da coprire, le partite sono tante, però speriamo di avervi fatto passare una prima parte di stagione bella. L'augurio anche a tutte le società di Serie B, ovviamente a Pescara, Serie C e Serie D, che seguiamo molto più da vicino, agli allenatori, dirigenti, presidenti, calciatori, perché passino qualche giorno di relax. Poi 2020 ovviamente saremo di nuovo con loro e con voi per raccontarvi tutto quello che accade nel calcio abruzzese. L'Abruzzo del pallone termina qua, davvero auguri di Buon Natale e felice anno nuovo, ci vediamo il 5 gennaio 2020. Seconda parte dell'Abruzzo del pallone dopo il Pescara. Apriamo la pagina amplissima di Serie D, sono tante partite da vedere, un derby con cui apriremo. Innanzitutto do la buona serata al direttore generale del Chieti, Andrea Masciangelo. Buonasera direttore. Buonasera, grazie l'invito. Immagino, insomma, sollevato da questo successo che inguaia l'Avezzano, però risolve qualche problema in casa nero-verde. Vediamo i numeri della giornata di campionato, l'ultima del girone d'andata, la 17esima, Fiuggi-Notaresco 3-1, dunque la capolista cade, seconda sconfitta di questo campionato alla prima giornata e all'ultima giornata del girone. Campobasso Vasto Girardi 3-2, Cattolica Bineto 2-1, Chieti Avezzano 2-0, Giulianova Tolentino 1-2, Montegiorgio Vastese 1-1, così come Agnonese Atletico Porto Sant'Elpidio. Il Matelica vince sul campo della Recanatese, vedrete che sale al secondo posto scavalcando proprio i leopardiani. Ieri nell'anticipo vittoria della Jesina contro la San Giustese 2-1, le ultime della classe hanno iniziato a correre davvero. Vediamo la classifica, il giro di boa, il Notaresco 43 punti, ha più 9 sul Matelica che ha 34 punti, 33 per la Recanatese, 31 per il Campobasso, 30 per il Monte Giorgio, 27 per il Pineto, 26 per la Vastese, 23 per l'Olimpia Agnonese, 22 per il Vasto Girardi, 21 per l'Atletico Fiuggi, 18 per l'Atletico Porto Sant'Elpidio e Tolentino, 17 per San Giustese, Chieti e Giulianova, 14 punti per l'Avezzano, 12 per la Jesina e il Cattolica. Iniziamo subito il giro di servizi, partiamo proprio dal Mariani Pavoni di Pineto, dove non giocava il Pineto, ma giocavano Chieti Avezzano, finita 2-0 per i neroverdi, il servizio di Stefano Recanati. L'ultima giornata del girone d'andata propone sul neutro di Pineto il derby tra due squadre in cerca di punti preziosi per uscire dalla zona pericolosa della classifica. Pino Di Meo passa al 4-3-3, dietro non c'è Ricci, al suo posto Chiocchia, sulla mediana Meola con Bacicalupo e Dicillo. In avanti il tridente, Traini, Sivilla e l'ultimo arrivato Sarrizzu. Avezzano, dopo una settimana movimentata con la conferma di Andrea Liguori in panchina, si schiera con il 4-2-3-1 con l'ex Camerlengo subito in campo a sostituire l'infortunato Fanti. Crasse e Morales in mezzo al campo,
a tre quarti Agate, Quatrana e Cancelli, in avanti Rabbeni. Partita dal valore importante che gode sin da subito di buon ritmo, con il Chieti a fare la partita e l'Avezzano a giocare di contropiede. Proprio da una ripartenza all'undicesimo minuto Agate se ne va sulla destra e serve al centro Rabbeni che sottoporta, impreciso ma l'attaccante era finito in fuorigioco. Al 25esimo primo squillo nero-verde con il neo arrivato Sarrizzu che riceve la sponda aerea di Traini e con il mancino prova dalla distanza ma la conclusione risulta imprecisa. La gara resta piacevole con l'Avezzano che si rende pericolosa in due occasioni, la prima al 27esimo con Agate che incrocia il tiro dalla destra ma la conclusione dell'esterno bianco-verde non inquadra la porta. 4 minuti dopo tocca Rabbeni in ripartenza, l'attaccante è bravo a lasciare sul posto il diretto avversario e a calciare in porta con il mancino, bravo a farsi trovare pronto Bruno che si allunga e sventa il pericolo. Ma il Chieti di questo primo tempo sembra una squadra rivitalizzata e al 34esimo trova il vantaggio, sfondamento sulla sinistra sull'asse Chiocchia di Cillo con quest'ultimo che mette in aria per Traini, bravo con il mancino a deludere l'intervento di Magri ed infilare con il destro le spalle di Camerlengo con l'attaccante ad esultare insieme ai suoi tifosi. Ma le emozioni in questo primo tempo non sono finite perché l'Avezzano ha l'opportunità di pareggiare nell'ultimo minuto di recupero quando Agate mette in mezzo, errore in chiusura di Chiocchia che regala un rigore in movimento a Rabbeni ma l'attaccante spara incredibilmente alto sulla traversa. Ad inizio ripresa subito il raddoppio del Chieti con Bomber Sivilla, bravo a controllare l'interno dell'area di rigore il pallone proveniente dalla destra e a infilare Camerlengo con una conclusione centrale, non esente da colpe, proprio l'ex portiere nero-verde. Continua a spingere il Chieti che adesso vede la vittoria più vicina e sulle ali dell'entusiasmo, sfiora il Tris ancora con Sivilla al tiro dei 25 metri con la sfera che bacia la parte interna del palo e poi danza sulla linea prima di essere spazzata via dalla difesa. Girando alle sostituzioni con i mister che ridisegnano i propri schieramenti, l'Avezzano a trazione anteriore si fa rivedere in avanti al 20esimo con Quatrana che dalla sinistra in scivolata non riesce a inquadrare lo specchio. Al 32esimo ci provano ancora i marsicani con un'azione confusa in area di rigore con la difesa teatina che si salva grazie ai riflessi di Bruno. I 5 minuti di recupero sono una formalità con il Chieti che gestisce il finale e regala ai suoi tifosi un bel Natale battendo nel derby l'Avezzano. I marsicani possono recriminare per le due occasioni sprecate nel primo tempo che avrebbero potuto disegnare un'altra gara. Si riprenderà dopo la sosta natalizia con il Chieti di nuovo in casa contro la Vastese, l'Avezzano attesa dalla dura trasferta di Campobasso. Presidente Paris, venivate da una settimana movimentata e nel primo tempo si sono visti gli effetti perché si è visto un Avezzano diverso, poi nel secondo tempo la squadra è un po' calata dopo il raddoppio del Chieti, ecco, si può lavorare però per fare bene e uscire fuori da questa zona. Sì, squadra ancora insufficiente, primo tempo abbiamo sbagliato quei due gol, credevo più semplici con Rabbeni, poi nel secondo tempo squadra da 2,5 neanche, quindi brutta, così faccio fatica anche a ragionare con un minimo di ottimismo, però so che devo ancora mettere mano al reparto avanzato e quindi lo farò a questo punto con il mercato dei professionisti. Ho sempre pensato in grande, sempre guardato la classifica dall'alto verso il basso, e però spero di trovare le forze anche mentali, no? Perché non è facile uscire da questa situazione, spero che dopo la pausa natalizia ci possa essere un'idea precisa. È chiaro che tutti sono sotto una sorta di lente di ingrandimento, la società non è né sorda né cieca e quindi vuole vedere il massimo dell'impegno da tutti. Ecco, per concludere il mister. Oh, il mister, nonostante la squadra non giochi per niente, rimane, è chiaro che è una cosa che io mi auguro che possa cambiare nel breve giro di altre due partite. Mister Di Meo, con due attaccanti, il terzo aggiunto, si è visto un altro Chieti, un Chieti più spregiudicato in avanti. Questa volta due azioni, avete fatto due gol, si è visto il Chieti che voleva Mister Di Meo? No, ancora non ci siamo, assolutamente non è così, perché ancora non accorciamo le seconde palle, ancora non ci accorciamo con la difesa salendo, ancora manca qualcosa, fisicamente ancora non ci siamo
mancano tante cose. La cosa bella è che ci hanno messo la voglia di vincere, questa cattiveria giusta che piace a Messi, però dobbiamo migliorare. Il giorno di ritorno è tosto, le squadre sono tutte battaglie come oggi. Quindi non bisogna perdere mai la bussola, bisogna stare tranquilli, bisogna rinforzarci con gli under, perché abbiamo problemi ancora con gli under, agli under ci sono problemi, sono pochi e abbiamo bisogno di un altro centrocampista davanti alla difesa che il presidente sa. Quindi le cose principali dobbiamo dire, perché io non voglio prendere in giro la gente, non voglio prendere in giro nessuno, la gente mi conosce, ho parlato con i tifosi, quelli che contano, loro sanno quello che do io. E loro sanno l'impegno che ci metto e la voglia, quindi io sono qua per salvare il Chieti con la grinta e la voglia che ho addosso. C'è una voglia stratosferica per salvare il Chieti, però bisogna sistemarci tutti quanti, ma adesso passiamo un buon Natale, però ci dobbiamo sistemare. Io voglio fare un augurio a tutti quanti i tifosi di Chieti, che passino un buon Natale e che il giorno di ritorno ci aspetta una bella battaglia al ritorno, la sappiamo qual è quella partita. Va bene. La partita contro la Vastese, che insomma è abbastanza sentita. Immagino che ci sia soddisfazione, perché questa comunque era una partita molto delicata. Era un derby, ma soprattutto era una partita in chiave classifica veramente difficile anche da interpretare. Sì, diciamo che c'è soddisfazione, c'è un pizzico di serenità in più per affrontare il girone di ritorno, ma già da domani dobbiamo stare con la testa, perché come ha detto anche il mister, ma anche guardando la classifica e i risultati di oggi, ti fa capire che veramente inizia un altro campionato. Quindi il nostro, diciamo, questa è la terza partita da quando è aperto il mercato, siamo un po' rammaricati solo per quella di domenica scorsa, perché proprio non siamo scesi in campo mentalmente. Questo è un po' il lavoro che il mister sta dando e la mentalità che sta dando a questa squadra quotidianamente, e dobbiamo solo tenere la testa bassa e lavorare, perché ripeto, non abbiamo fatto assolutamente niente. Stavo controllando un po' la distinta di oggi, erano 7 su 11 titolari arrivati nel mercato di dicembre. Di solito siamo sempre un po' prudenti a parlare di rivoluzione, ma qui mi sembra che ci siamo abbondantemente all'interno della rivoluzione. Beh, c'è stato un cambiamento. Sì, c'è stato un cambiamento voluto dal mister, quindi quando lui ha deciso di accettare questa avventura ha messo subito le cose in chiaro, quindi sicuramente sono arrivati dei giocatori validi, si è cambiato un po' metodologia di lavoro, quindi ripeto, adesso dobbiamo solo lavorare e ottenere al più presto il risultato. Andrea, vengo da te per chiederti, insomma, che cosa ne pensi di questo nuovo corso. Oggi in campo dal primo minuto, intanto vediamo la grinta di Pino Di Meo, che secondo me, a conoscendolo, non vuole andare in vacanza, non vorrebbe giocare anche settimana prossima per come sta adesso. Bruno, Meola, Chiocchia, Sarrizzu, Sivilla, Di Cillo e mi manca il settimo, ultimo arrivato, insomma è stata proprio un ridisegnare totalmente una squadra che aveva dimostrato di avere delle difficoltà. È una squadra rinforzata, c'è poco da dire, è una squadra che è uscita dal mercato avendo dei valori assoluti migliorati. Non so in difesa, perché è andato via Veneri, che era comunque un buon giocatore. Sicuramente in attacco non c'è partita, se va via Catalli e arriva Sivilla, va da sé che sa va san dir, no? È molto semplice. Peraltro Sivilla non solo è un bomber, ma è un bomber che conosce bene questo girone. Sì. Ad esempio l'Avezzano ha preso un giocatore importante come Rabbeni, che però viene dai gironi del sud. Sivilla è un giocatore che conosce queste squadre, questi campi, gli stadi, ed è abituato a fare gol in questo contesto, quindi è un giocatore importantissimo. Poi chiaramente non c'è soltanto il suo innesto, ma è chiaro che spicca. Anche Meola è un grandissimo acquisto a centrocampo, davvero un factotum, ed è una squadra notevolmente migliorata. Il tecnico anch'egli conosce molto bene la categoria ed è assolutamente navigato, quindi è una squadra che ha sfruttato il mercato di dicembre per rafforzarsi, per migliorarsi. Non si può dire lo stesso di altre squadre di questo raggruppamento, ad esempio il Giulianova, ma il Chieti ha fatto un mercato per rinforzarsi, e nelle 3 partite giocate c'è stata una sconfitta brutta a Tolentino, ma 2 vittorie importanti contro Jesina e Avezzano.
assolutamente. Peraltro prima vedevo, e chiedo ancora al DG del Chieti, insomma, rinforzata sì tantissimo, ma soprattutto nella fase offensiva. Qui vediamo l'ingresso di Franchi, Sivilla, anche Sarrizzo, insomma era quello probabilmente il reparto in cui investire più di tutti. Ma no, è la mentalità dell'allenatore. Chiaramente adesso siamo all'inizio, però lui ha la mentalità di giocare sempre in avanti, quindi chiaramente avanti deve avere i maggior giocatori possibili, anche con determinate qualità. Non è un allenatore che predilige appunto un modulo con la fase offensiva soprattutto da sviluppare, e chiaramente siamo all'inizio, l'obiettivo è quello di migliorarsi giorno dopo giorno, soprattutto partendo dall'attacco. Non è mica soddisfatto, perché ha detto siamo un po' carenti negli under, serve un centrocampista davanti alla difesa, ha detto il presidente lo sa, e chiedo anche al direttore generale se lo sa di chi si tratta. Il presidente e il patron lo sanno, perché okay. Non ci dimentichiamo che comunque certo, noi il direttore noi generale abbiamo, invece no? Sì. Sappiamo tutto, quindi il mister è stato chiaro con la proprietà e col presidente, quindi spetta a loro, ha dato già dei nominativi, però comunque al di là di quello che deciderà la proprietà sui giocatori, quotidianamente stiamo dando il massimo, quindi lavoriamo giorno dopo giorno dando il massimo con tanta professionalità, perché non ci dobbiamo dimenticare che questa è una società che dal 5 luglio non esisteva niente, ancora oggi non abbiamo lo stadio, sì. Ancora oggi abbiamo sì un campo di allenamento, ma sicuramente non è adeguato per poter effettuare un campionato di Serie D. Quindi stiamo anche nelle fasi di allenamento girando per i campi. Con questo colgo l'occasione sia per ringraziare il dottor Brocco per la grande ospitalità e la grande gentilezza che ci dà per il campo di Pineto, sia anche il presidente Iurisci dell'Ortona che ci ospita sia per gli allenamenti sia per le gare. Quindi queste sembrano cose futili, ma alla fine le paghi, e secondo me in qualche punto in meno le abbiamo soprattutto per questi motivi. 2020, inizio ovviamente, 2020 sarà l'anno del ritorno allo stadio Guido Angelini? Mi auguro di sì, comunque penso che per fine gennaio sicuramente torneremo allo stadio Angelini, i lavori sono quasi ultimati, l'erba è in fase di ricrescita, quindi diciamo se il tempo anche ci assiste per fine gennaio siamo lì sicuramente. Andrea, invece hai sentito il presidente Paris, un secondo tempo da 2,5 per l'Avezzano, che adesso è un po' in difficoltà, ma l'allenatore dell'Avezzano non parla mai? Chi è l'allenatore? Paris o Liguori? No, in realtà in questo caso devo rispondere, ma non per criticare, devo solo dire che oggi i tempi si stavano allungando per ascoltare Liguori, mentre il presidente dell'Avezzano Paris aveva già fatto la sua intervista, poi chiaramente la nostra troupe per stringere i tempi ha dovuto rinunciare all'intervista di Liguori, non c'entra niente. Buonasera Jacopo, tanti auguri, grazie a te, ad Andrea, a tutta la redazione di TV6, grazie per la professionalità e competenza, Massimo da Paglieta, ciao Massimo, tanti auguri anche a te e tutti i nostri telespettatori. Dicevamo, prestazione da 2,5, tutti sotto la lente di ingrandimento. Sì, ricorderai come io non ero convinto la scorsa settimana della mossa, ricorderai che ho parlato un po' di situazione di confusione ad Avezzano, mi confermo, e mi confermo anche alla luce del fatto di quello che è successo dopo quello che è accaduto domenica scorsa, il presidente che aveva dato segnali di esonerare Liguori prima della partita col Fiuggi qualora non si fosse vinto, poi lo conferma, poi l'allenatore si dimette, poi lunedì c'è un incontro e si opta per andare avanti insieme. Ma io lo ripeto, se Liguori si è dimesso perché evidentemente non era più convinto di proseguire, mi fa strano il fatto che il presidente lo abbia confermato. Liguori, se non ricordo male, ha vinto una sola partita dall'avvento della sua gestione, l'Avezzano ha vinto soltanto una volta con lui a Tolentino contro il Porto Sant'Elpidio. Esatto, contro il Porto 0-2.
c'è qualcosa che non va. Io spero che ad Avezzano si trovi la quadra, come si suol dire, e che nel girone di ritorno questa squadra sappia cambiare registro, perché è evidente che proseguire in questo stato insomma non si andrà molto lontano. È vero che ci sono i nuovi innesti, però ad esempio i nuovi innesti al Chieti hanno subito portato grande giovamento, ad Avezzano i nuovi innesti non si stanno facendo notare granché. Quindi insomma c'è ancora tempo, per carità, ma ad Avezzano secondo me le cose devono essere un po' più tra virgolette chiare e servono maggiori certezze sotto tutti i punti di vista. Io spero che il presidente Paris possa trovare questa quadra, perché l'Avezzano merita di restare in D. Assolutamente. Andiamo adesso a vedere la sconfitta della capolista, il Notaresco, che cade a Fiuggi 3-1. Te l'aspettavi? Ma non me l'aspettavo, anche perché non ci ha aiutato a noi. Eh sì, no, assolutamente no. Oggi risultati tutti contro. Fiuggi Notaresco 3-1, il servizio di Matteo Falzon. Il Notaresco conosce al capo i prati di Fiuggi, la seconda battuta d'arresto stagionale. In pratica i rossoblù hanno perso all'esordio, il 1° settembre scorso, contro il Vasto Girardi, ed in terra laziale al Giro di Boa. Nel mezzo un cammino strabiliante fatto di 14 vittorie ed un pari che permette alla squadra di Di Giovanni di arrivare alle feste di Natale forte del primato, con 9 punti di vantaggio sul Matelica secondo. Il Fiuggi si è confermato avversario ostico, pericoloso, che ha un conto aperto con le abruzzesi. Ultimo successo esterno a Città Sant'Angelo contro il Chieti, ultimo casalingo prima di oggi contro il Giulianova il 20 ottobre scorso. Roberto Vagnoni recupera dopo le rispettive squalifiche di Stefano e Frulla, ma deve rinunciare agli infortunati Marcelli, Raffaello e Blando, questi ultimi due assenti dell'ultima ora, promosso di nuovo titolare Morganti. Sul fronte opposto coppia d'attacco per mister incocciati D'Andrea Macri, 11 reti in 2. Il Notaresco ha un ottimo impatto sul match e nei primi 9 minuti crea 2 occasioni, al 5° con Stivaletta e al 9° con il solito Sansovini. In entrambi i casi Kingari fa bella figura. Al 12° la squadra del presidente Di Giovanni passa con uno stacco imperioso di Pomante su cross perfetto di Frulla, 0-1 e terzo gol del centrale rossoblù. La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare e dal 18° ecco il pari sul primo angolo a favore in elevazione. Scalon batte tutti e mette alle spalle di Monti. Il pari galvanizza il Fiuggi e che crea pericoli. 2 giri di lancette più tardi D'Andrea e Macri si presentano infatti davanti all'estremo ospite. Il ripiegamento difensivo Pomante è provvidenziale, anche se l'arbitro vede un retropassaggio. La successiva punizione a 2 in area vede prima la respinta della folta barriera e poi il tiro alto di Locci. Sulla linea di centrocampo la compagine di casa prevale rispetto a quella notareschina e dal 31° grida al gol il pubblico laziale. Sulla stoccata di Forgione il tocco di Monti, proteso in tuffo, e il palo salvano i rossoblù. I ritmi restano alti, ma a riposo si va sull'1-1. La ripresa inizia sulla stessa falsariga e dopo 90 secondi l'occasione propizia capita sul piede di Basilico. L'uscita bassa di Monti è tempestiva e perfetta. L'11 di Vagnoni continua a soffrire le scorribande dei giocatori di casa e al 10° è ancora il legno a salvare gli abruzzesi sul tentativo di Macri. Con l'ingresso in campo di Gallo e di Di Saverio per il Notaresco tatticamente le cose migliorano e dopo il 20° la capolista torna dalle parti di Kingari. Al 20° proteste per una rete annullata per fuorigioco a Sansovini su imbeccata di Frulla, mentre 3 minuti più tardi l'estremo di casa è superlativo su Romano. Quando la sfida sembra incanalarsi sull'1-1, al 90° ecco la svolta. Passaro recupera palla e pesca sulla sinistra Zaccone, che entra in area e beffa Monti. È la prima gioia per l'esterno, esplode il pubblico di casa che vede l'impresa ad un passo. Vagnoni butta nella mischia anche Fagioli, ma nel recupero, con il Notaresco proteso in avanti, arriva il tris per il Fiuggi, con D'Andrea in contropiede. 3-1 e feste di Natale gioiose per il Fiuggi. Mister, il girone d'andata si chiude con una sconfitta al termine di una partita complicata per tanti motivi, condizioni meteo, ma anche per il Fiuggi che ha dimostrato di essere una squadra quadrata. Ma lo sapevamo che davanti era una squadra molto forte, lo ha dimostrato, per oggi gli episodi ci sono venuti contro, ma ci rammarichiamo solo per questo, perché gli episodi hanno condizionato un po' la partita, anche se è stata una partita equilibratissima. Potevamo vincere noi, potevamo vincere loro, alla fine hanno vinto loro, però pesa tantissimo, senza lamentarsi, perché poi noi questa classifica
veramente siamo non entusiasti e contenti, però sul nostro 2-1, sull'episodio del 2-1, credo che la dinamica del gol sia regolarissima, anche Segnalini non mi ha saputo dare una risposta, questo dispiace. Adesso magari, se rivedendo le immagini si capisce che fuori gioco, sarei ancora più contento, sarei a posto con la coscienza. Al contrario, sarei ancora di più rammaricato, perché era un episodio fondamentale dove saremmo andati in vantaggio e poi difficilmente poi loro sarebbero riusciti a pareggiare e a vincere la partita. Un girone d'andata che si è aperto con una sconfitta, si chiude con una sconfitta, ma nel mezzo un cammino davvero straordinario comunque. No, ma io voglio che i ragazzi, nonostante la sconfitta, siano adesso nello spogliatoio. Ho detto che devono essere fieri, camminare sempre a testa alta. Voglio adesso sul pullman un atteggiamento non deluso, ma un atteggiamento sempre positivo, di serenità assoluta. Voglio che si sorride anche perché abbiamo fatto una cosa straordinaria. Però certo c'è il rammarico di aver perso una partita dove... Però adesso ci hanno messo in testa questo obiettivo che quando sei lì davanti te lo mettono in testa. Certo c'è il rammarico, se avessimo vinto qui la partita saremmo in una condizione stratosferica. Adesso è straordinaria, però il campionato è talmente lungo. Ti ho detto, non dobbiamo proprio pensare a quell'obiettivo, dobbiamo pensare a giocare partita per partita. Adesso giustamente ci riposiamo perché siamo tutti stanchi, compreso io. E quindi la squadra ha bisogno proprio di staccare la spina. E a livello fisico e a livello poco mentale. Sì, è una partita difficile, insomma, per ciò che è la storia della prima della classe, no? E aveva perso una sola partita finora, pareggiandone una o due, se non sbaglio, e tutte vittorie. Quindi, insomma, eravamo anche curiosi di vedere un po' effettivamente la forza di questa squadra, che ci ha galvanizzato senza ombra di dubbio. Però, nello stesso tempo, noi abbiamo affrontato questa gara con la massima concentrazione, con una disciplina tattica direi notevole, con grande volontà e soprattutto con grande efficacia, perché abbiamo sfruttato al meglio tutto ciò che abbiamo avuto a disposizione, sia creando il nostro gioco che anche per alcune defezioni della squadra avversaria. Abbiamo preso due pali, abbiamo fatto tre gol, più di così non potevamo assolutamente chiedere. E allora sconfitta per il Notaresco, 14 vittorie, un pareggio e due sconfitte, le due sconfitte alla prima e all'ultima del girone d'andata. Era anche complicatissimo giocare sul campo di Fiuggi, abbiamo visto, insomma, aveva piovuto, ha piovuto anche durante la partita, poi all'inizio il campo sembrava anche fattibile, poi insomma è diventato una specie di lotta nel fango. Beh sì, infatti ho visto gli ultimi 20 minuti, era praticamente impraticabile. Bellissima la linea di centrocampo, stupenda, precisa, disegnata proprio con Righello. Facevano fatica a reggersi in piedi, quindi sicuramente avrà influito molto anche il terreno di gioco. Assolutamente sì. Queste erano le condizioni dello stadio di Fiuggi. Andrea, è sconfitta all'inizio e sconfitta alla fine per il Notaresco, che mercoledì ha festeggiato il Natale e la sensazione un po' di tutti era a prima di questa partita: dobbiamo rimanere con i piedi per terra perché le insidie sono dietro l'angolo. Sì, quello era l'approccio, purtroppo poi a volte quello che pensi e vuoi mettere in pratica non è detto che tu ci riesca, anche se l'approccio è stato buono, c'è stato il vantaggio, poi è arrivato il pareggio, poi c'è stato un momento di sofferenza, ma sostanzialmente Notaresco l'aveva controllata e il pareggio sarebbe stato un buon risultato che dava ulteriore continuità e permetteva di mantenere il più 10 dal secondo posto con l'avvicendamento della squadra inseguitrice. Poi è arrivato questo finale, ma lo stesso Incocciati lo ha riconosciuto, ha detto siamo stati bravi a sfruttare tutto quello che abbiamo fatto, in pratica ha apprezzato il cinismo della sua squadra che ha colto quelle occasioni, soprattutto con quella ripartenza, quel gol che non ho visto molto bene come l'ha segnato Zaccone, che c'è stato questo tiro cross dalla sinistra, non so se ci sia stato un tocco sotto porta, però sta di fatto che il Notaresco l'aveva portato a casa come risultato positivo. Poi è arrivato questo recupero che ha portato il risultato della sconfitta.
Però insomma fa male da un certo punto di vista, ma il Notaresco ha giocato un giro d'andata strepitoso. L'importante, ma questo non vale per una sola partita ma per tutta la stagione, è che il Notaresco non si sieda e non pensi mai di aver chiuso il campionato, anche se resterà più 9 a 8 giornate dalla fine. Io spero che il vantaggio possa essere anche superiore, ma anche più 9 a 8 giornate dalla fine non basta. Finché non arriva la matematica, questo è un girone che ci ha sempre consegnato grandi rimonte, a volte completate, altre no. Però guai a pensare di aver chiuso il discorso prima che ci sia il conforto della matematica. A proposito della partita di questo pomeriggio di Fiuggi, vi faccio vedere un episodio da Moviola. Eravamo sull'1-1, gol annullato a Marco Sansovini. Mentre andava il servizio, io non ho visto bene. Posizione di fuorigioco dell'attaccante rossoblù. Che ne dite? Secondo me non è il 2, penso che lo regga il 2 più avanti. Il 2 lo tiene in gioco? Secondo me il pallone è avanti rispetto a Sansovini. Io non vorrei che la posizione di fuorigioco ravvisata sia sul giocatore che va al cross più che su Sansovini, perché se noi ci fermiamo, chiediamo qui a Maurizio di farlo al momento del quando tocco del pallone. Il pallone, ecco qua. Io non sono sicuro proprio per niente che Sansovini sia più avanti rispetto alla linea della palla, tutt'altro. Forse è più avanti rispetto al numero 5 delle, però se la palla è più avanti rispetto a Sansovini non è mai fuori gioco. Certo, è più avanti rispetto a il contrasto con Locci, poi ci sarebbe Tassone sul secondo palo. Questo poteva essere un episodio importante, perché eravamo sull'1-1, tornare in vantaggio probabilmente avrebbe dato un'ulteriore spinta al Notaresco. Intanto tra i vari auguri ne è arrivato uno che ti faccio leggere, perché è indirizzato proprio a te. Lo vediamo? Buon Natale a tutti i tifosi abruzzesi, un saluto particolare al direttore Masciaggio, lo scrive il presidente della Vastese, Franco Bolano, con cui eravamo l'anno scorso. Lo saluto con tanto piacere, un grande presidente, un grande uomo, mi ha insegnato veramente tanto, perché è stata una stagione particolare, dura, intensa, e lui mi ha insegnato tanto, sia dal punto di vista calcistico che dal punto di vista umano, quindi ringrazio lui come il co-presidente Scafetta e tutte le persone di Vasto, perché nella crescita professionale è stato un anno lungo, intenso e vero. Lo salutiamo, sì, Andrea, lo salutiamo anche noi. Dimmi, Andrea. In gran forma il presidente Bolami, l'abbiamo visto in settimana alla festa di Natale della Vastese, scatenato. John Travolta. Sì, assolutamente. Lo aspettiamo ovviamente in studio quanto prima. Insomma, ha fatto una promessa che entro il 2019 ci sarebbe venuto a trovare, diciamo che l'ha abbastanza mancata questa promessa, però lo perdoniamo, lo aspettiamo ad inizio 2020. Comunque, andiamo avanti adesso, perché andiamo ad un altro pomeriggio infausto, quello del Fadini di Giulianova. Giulianova che perde 1-2 contro il Tolentino. Vediamo il servizio. È finita con la contestazione dei tifosi all'indirizzo di squadra e società. Il Giulianova, in panchina Beppe Giglio per la squalifica di Federico Del Grosso, non poteva permettersi di perdere contro il Tolentino, ma i cremisi si sono imposti per 2-1 con il gol del successo arrivato in piena fase di recupero. I marchigiani hanno capitalizzato al meglio gli errori dei padroni di casa sotto nel punteggio dopo appena 7 minuti. Diamutene chiude male su Minnozzi, che va via in velocità sulla sinistra, lascia poi partire un tiro non irresistibile, ma su cui Di Piero, che in campionato è stato sempre tra i migliori in campo, arriva goffo, non riuscendo a trattenere il pallone che scivola in fondo al sacco. Il pareggio il Giulianova lo trova poco dopo, e il 12° calcio di punizione dal limite, serie di rimpalli, la sfera arriva a Torelli che scaglia il bolide in rete. Riagguantato il pareggio, i giallorossi propongono comunque un buon fraseggio a centrocampo. Cipriani opera una buona circolazione di palla, mentre Cesario e Di Paolo, supportati da Barlafante, hanno il compito di impensierire la retroguardia avversaria. Rischia però il Giulianova il contropiede marchigiano, spinto spesso da Di Domenico Antonio e da Minnozzi. Sul finire di tempo, prima Barlafante con un tiro da fuori e poi Di Paolo con una rovesciata in area, non trovano lo specchio della porta. Nella ripresa mister Mosconi presenta subito Strano al posto di Pagliari, e sarà l'arma vincente, perché proprio Strano realizzerà poi la rete del 2-1 finale per i cremisi. Tolentino più aggressivo, ma dopo il quarto d'ora
ora il Giulianova prova a macinare più gioco. L'innesto di Vitelli per Di Paolo non dà però quella maggiore pericolosità in attacco. Al sedicesimo la formazione giuliese reclama un fallo di mani in aria. Il tocco con un braccio di Viola sembra esserci, ma il direttore di gara concederà solo l'angolo. Le occasioni da rete però mancano in area marchigiana. Cesario viene fermato per un fallo ai danni di Bucosse. Al 41esimo Minnozzi, sempre su azione di ripartenza, sfiora il nuovo vantaggio. Nel Giulianova, allontanato dalla panchina un collaboratore, e al 47esimo, nel secondo dei 4 minuti di recupero, la doccia fredda per i giallorossi sugli sviluppi di un corner di Piero, tentenna nell'uscita. Strano colpisce indisturbato, piazzando il pallone alle spalle di tutti per il 2-1, che regalerà 3 punti pesanti e che consentono al Tolentino di scavalcare la formazione di Federico Del Grosso alla terza sconfitta consecutiva. Tolentino oggi fuori dai play-out, Giulianova invece invischiato nella lotta salvezza. Rispetto a loro abbiamo creato molto di più. Loro si sono affacciati 2 volte nell'area di rigore nostra e hanno fatto 2 gol. Quello è colpa, l'unico errore è che appena fanno un'azione prendiamo gol. Dobbiamo migliorare su questa cosa qua. È un aspetto mentale, fisico, perché il Giulianova oggi insomma ha disputato forse una delle più brutte partite. Ma guardate, quando sono arrivato, secondo me come atteggiamento non abbiamo sbagliato nulla. Eravamo aggressivi, arrivavamo sempre noi sulla palla, abbiamo cercato di giocare. Purtroppo è un periodo che ci gira male e speriamo che dopo le feste vada meglio. Sono episodi oppure c'è ingenuità e mediocrità per aver preso questi 2 gol? Ma se vai a vedere la partita sono stati solo 2 episodi. Però hanno determinato il risultato della sconfitta. Sì, su quello sono d'accordo, infatti io ci prendiamo tutte le colpe, tutte le responsabilità, perché su 2 tiri prendere 2 gol è sicuramente la responsabilità di chi va in campo. Ci assumiamo responsabilità, come ho detto prima, è un periodo dove magari alla prima azione prendiamo gol, gira male, speriamo vada meglio dopo la pausa. Allora, abbiamo un po' di tempo per lavorare sulle nostre idee, sui nostri concetti e cercare di tornare dopo le vacanze più preparati di prima. Cosa vi siete detti in uno spogliatoio? Ci siamo detti quando perdi una partita così c'è il rammarico. Ci siamo detti che così non va bene, nel senso che bisogna trovare delle soluzioni, a questo periodo no. C'è stata anche la contestazione poi nel finale? Sì, vabbè, giustamente i tifosi ci hanno contestato, perché veniamo comunque da un po' di sconfitte, anche se le prestazioni secondo me con Notaresco, Pineto, ma secondo me anche oggi la prestazione c'è stata, però giustamente nel calcio contano i risultati. Ragazzi, è un gruppo eccezionale, però bisogna rimanere umili, ha fatto la differenza chi è entrato in campo, anche Cicconetto e Duino ha fatto una giocata importante, Tirabassi e Duino, abbiamo finito la partita con 6 sotto quota e li ringrazio perché gli atteggiamenti sono questi giusti per ottenere, noi siamo ancora in coma tra virgolette, ne usciremo quando siamo a parte della classifica. Era una partita secondo me in equilibrio, che l'episodio avrebbe cambiato l'inerzia della partita, è arrivato alla fine e alla fine era anche quasi meritata, però dispiace perché Giulianova è una grande piazza, una bella realtà e gli auguro di riprendersi al più presto. Mister, avete saputo capitalizzare gli errori del Giulianova sia nel primo gol sia nella ripresa nel 2-1 di Strano? Sì, vabbè, tanto questa è l'interregionale, nel senso che gli errori si pagano a caro prezzo. Noi adesso stiamo raccogliendo quello che ci meritiamo sul campo. All'inizio sicuramente non meritavamo le sconfitte, i non punti fatti, era una cosa immeritata. Adesso stiamo raccogliendo quello che seminiamo. Però testa bassa e pedalare, non abbiamo fatto nulla, campionato difficilissimo, noi siamo una delle squadre più giovani, però con un cuore immenso sti ragazzi. Sconfitta pesante per il Giuliano, poi vedremo anche l'episodio su cui ha protestato la formazione giallorossa, ma è chiaro che in questi casi ognuno guarda a casa propria, però se ci fosse da dare un consiglio in queste situazioni complicate ad una cugina di fatto abruzzese come il Giulianova, un dirigente come dovrebbe comportarsi in questo momento? Cercare di tenere il sangue freddo? Guarda, anche noi non è stato, la vittoria di oggi ci ha dato un po' di respiro, un po' di fiducia, però sicuramente non è semplice quando ti trovi a queste situazioni, bisogna solo credere nel lavoro, cercare l'armonia giusta, chiudersi nello spogliatoio, guardarsi in faccia e giorno dopo giorno lavorare, perché io penso sempre che nel calcio come nella vita il lavoro paga, quindi se lavori con professionalità, con voglia, con determinazione
con un piglio anche di fiducia, perché non bisogna mai buttarsi giù, perché il campionato è lungo, da queste situazioni ne esci, anche perché poi io dico sempre che il calcio ti ridà tutto, quindi quelle oggi che perdi all'ultimo minuto di recupero una partita che era sul pareggio, sicuramente il Giulianova ne vincerà una all'ultimo minuto con un calcio di rigore inesistente o molto dubbioso, quindi speriamo mai contro di noi, sicuramente. Sì, vabbè, certo, poi ognuno tira qua il suo mulino. Chiede al presidente Bartoli il comunicato fatto per lui dai tifosi. Io non ne so, quindi non so di che cosa si tratta. Però, Andrea, ti do una notizia che abbiamo appena verificato. Torna Meco Monaco sulla panchina dell'Avezzano. Ok, beh. Hanno scritto da casa, Meco Monaco torna sulla panchina bianco-verde, dimissioni irrevocabili di Liguori. E ti confermo, almeno così pare, che sia una notizia vera, cioè Antonio Meco Monaco, a distanza di qualche settimana, perché lui aveva cominciato, seppur con un'altra dirigenza, la stagione in bianco-verde, torna sulla panchina dell'Avezzano, non sarà semplice. Torniamo adesso alla partita del Fadini, Andrea, perché... È vero? Tra l'altro, Jacopo, poi dovremmo verificare anche un'altra panchina abruzzese che è molto in bilico. Sì. Quella del Pineto. Mi dici che sta succedendo a Giulianova? Anche qui, insomma, cerco di dare continuità ai ragionamenti fatti nelle scorse puntate. Il campo può sempre dire una cosa diversa. E noi saremo qui a raccontare la cosa diversa, però prima ho detto del Chieti che si è rinforzato e ha preso elementi come Sarrizzo, come Franchi, come Meola, come Sivilla e ha tenuto Traini. Il Giulianova ha tolto un Fioretti che sicuramente non era stato brillante, aveva sbagliato anche dei rigori eccetera, era comunque il miglior marcatore della squadra ed è un giocatore di categoria superiore, e sono arrivati giocatori dai campionati di eccellenza del Veneto, Di Paolo era già stato a Giulianova, Torelli che oggi ha segnato e Cesario dalla Bagigalupo Vasto. Non è un mercato a rinforzarsi, soprattutto in una piazza come Giulianova, che lo scorso anno appunto aveva Romano Tozzi Borsoi, ora va via Fioretti e arrivano Cesario e Di Paolo. Di Paolo che, come ho già detto, una cosa è quando gioca sapendo che alle spalle c'è un Tozzi Borsoi che ha il nome, che ha le spalle larghe e quindi nessuno gli può gettare la croce addosso. Ora invece su Di Paolo sono riversate tutte le speranze della tifoseria del Giulianova, è un po' diverso. E poi la prima parte di stagione non è stata granché bella per lui in Veneto, ma soprattutto quando arrivano giocatori che per la categoria non sono granché affermati, non sono delle certezze, ti esponi a dei rischi. La differenza rispetto allo scorso anno è che anche lo scorso anno di Giulianova mi è sembrato essersi indebolito a dicembre, ma aveva accumulato una dote di punti nei primi 4 mesi che l'ha messa al riparo anche da un girone di ritorno non all'altezza della situazione, non paragonabile al girone d'andata. Invece in questo girone d'andata Giulianova non ha fatto tanti punti e ora che la squadra mi sembra indebolita, insomma, si addensano dei nuvoloni intorno alla squadra giallorossa. Io spero che nell'ultima ora di mercato e comunque nelle prossime settimane Giulianova possa trovare la chiave di volta, ma non vedo segnali incoraggianti allo stato e ripeto, mi pare una squadra indebolita dal mercato, anche se oggi finalmente ha debuttato dal primo minuto Castiglia, è andato via Dolce, sarà ora lui a prendere in mano le chiavi del centrocampo. Ecco, vediamo se Castiglia rende per quello che è il suo nome, perché altrimenti davvero sono guai. Assolutamente. Peraltro, visto che prima abbiamo parlato nella parte dedicata al Pescara di allenatori di fatto debuttanti nella categoria come Luciano Zauri, anche, visto che ci hanno scritto anche di Del Grosso, chiaramente un allenatore che si avvicina per la prima volta ad un ruolo diverso rispetto a quello che ha avuto va sostenuto, ma fino a quando? Fino a quando sanno loro, insomma, quando riesci a capire che non c'è più possibilità di tirar fuori qualcosa.
Peraltro io a proposito del comunicato di cui ho detto effettivamente non sapevo nulla, che c'è stato fatto dai tifosi del Giulianova verso Bartolini, io ringrazio Luca Recchiuti, che è un ragazzo fantastico peraltro di Giulianova, che me lo ha appena inviato, chiaramente molto molto duro, non ve lo leggo, ma è sostanzialmente una censura a tutto tondo della gestione di Bartolini, che evidentemente c'è una parte in cui si parla di una battuta sul centro commerciale, forse non lo so, forse non lo so, provo ad immaginare che magari volesse qualche persona in più allo stadio, dice magari qualcuno al centro commerciale, non lo so, provo ad ipotizzare, però oggi se vediamo le immagini, proprio nella curva dei tifosi del Giulianova campava uno striscione non siamo tifosi da centro commerciale, e poi il resto della frase, poi vedremo anche alcune immagini, chiaramente, ripeto, non ve lo leggo perché è molto molto duro, va a censurare completamente la gestione di Luciano Bartolini, la battuta del centro commerciale, dicono, per quanto riguarda la battuta del centro commerciale, precisiamo che lo stesso è venuto qui, cioè Bartolini, per la piazza e per i suoi tifosi, altrimenti poteva stare alla Folgore. E poi, se non ci sarà più, come speriamo, l'Ultras continua a resistere lo stesso perché è uno stile di vita. Eccolo qua, non siamo tipi da centro commerciale, no, vado con i miei, forse, non so, amici a firmare. Credo che si tratti più o meno, provo a interpretare, non riesco a capire bene. Comunque, insomma, capite che la situazione a Giulianova è molto molto complicata. Episodio da Moviola, su cui ha protestato tantissimo Vitelli. Noi abbiamo provato a fare una specie di rallenti. Dovrebbe essere un tocco di mano del numero 2 Viola del Tolentino. Vitelli protesta tantissimo. L'arbitro invece, se non era poi, ha concesso il calcio d'angolo. Difficile capire se c'è stato il tocco di mano, ma non perché non vogliamo, perché chiaramente poi la ripresa è unica. Se si vede in questa ripresa, bene, altrimenti. Andrea, tu che dici? Guarda, francamente è difficile, perché è lo stesso giocatore del Tolentino che si autoimpalla con il corpo, quindi io non saprei dire se c'è questo tocco con il braccio. Vitelli ha protestato tantissimo. Sì, e peraltro, sì, peraltro se c'è, siamo anche in bilico sul fatto che possa essere calcio di rigore o no, anche se il braccio del difensore del Tolentino è abbastanza largo. Se c'è il tocco, poteva essere punito con un provvedimento, penso il rigore, anche se non è chiarissimo se fosse dentro o fuori. Se era in area e c'è il tocco, visto che il braccio è largo, poteva essere tranquillamente calcio di rigore. Sì. Vitelli ha protestato tanto, proviamo a rivederlo per l'ultima volta, però capite bene che è molto molto difficile comprendere se, quando, anche perché poi in tutto questo, in tutta la dinamica, c'è anche Vitelli che prova a spostarlo per prendere posizione, sì. Quindi insomma la dinamica è anche un po' complicata. La vera forza del Chieti è il direttore. No, assolutamente. Il direttore forse si riferisce a un altro. A un altro? No, non sono io. Va bene. Siamo per, prima abbiamo parlato del presidente Franco Bolami, stiamo per andare a vedere la partita della Vastese, oggi beffata. Oggi nella parte finale delle partite di Serie D è successo un disastro. Però comunque un pareggio importante, 1-1 a Montegiorgio, vediamo il servizio. Il Montegiorgio raggiunge il pareggio negli ultimi minuti contro la Vastese, in una gara non tra le più spettacolari, anche a causa del fastidioso vento che spirava sul Tamburrini. Gli abruzzesi possono mangiarsi le mani per un successo sfumato proprio al photo finish. Al terzo occasione per parte, prima Giambè che serve Rozzi, il quale spara verso la porta, ma Bardini para. Poi, sul capovolgimento di fronte, palla a Palumbo che impegna Mercorelli. Al sesto si rivede il Montegiorgio con Giambè, che è troppo egoista, invece di servire un compagno meglio posizionato, calcia verso la porta, con Bardini che non si scompone. Al dodicesimo la gara si sblocca. Il cross dalla sinistra di Esposito trova solo sul secondo palo Filippo Bardini, che insacca nell'area piccola.
Il Montegiorgio accusa il colpo e rischia di subire anche la seconda rete, ma la difesa riesce a respingere le minacce biancorosse. Al 18esimo punizione di Omiccioli, che pesca la testa di Ferrante, ma Bardini para a terra. Al 41esimo, angolo di Trillini, palla viene respinta dalla difesa abruzzese sui piedi di Omiccioli, ma la conclusione viene deviata e il pallone arriva docile tra le braccia del portiere. L'ultima occasione della prima frazione ce l'hanno ancora i padroni di casa, al 43esimo, con un tiro dal limite di Mariani, che mira l'angolino basso, ma Bardini in tuffo disinnesca la minaccia. La ripresa si apre con una doppia occasione per Cosmo Palumbo, che non inquadra la porta. Al 12esimo Bardini conquista palla sull'auto sinistro, converge verso il centro e prova il tiro a giro, ma il pallone passa vicino all'incrocio. Al 15esimo si rivede il Montegiorgio con il neoentrato Marchionni che calcia, il pallone diventa buono per Jambé, ma Bardini esce bene e sventa la minaccia. Al 20esimo Vittorio Esposito, appena entrato, ci prova, ma Mercorelli para a terra. Al 28esimo conclusione secca di Marchionni, con Bardini attento. Quando la Vastese stava controllando bene la gara, arriva il pareggio. Corre il 42esimo, quando Marchionni si inventa una giocata d'applausi, conquista palla lungo l'auto sinistro, salta due uomini e d'esterno batte Bardini sul palo lungo. È in pratica questa l'ultima emozione di una gara fortemente condizionata anche dal vento. Eh sì, considerate che stiamo giocando da tanto tempo con una rosa ristretta, abbiamo avuto qualche infortunio, oggi abbiamo recuperato Di Nicola e Marchionni, però dopo tre settimane che erano fermi siamo stati costretti per forza a valutare dentro Di Nicola subito e Marchionni a partita in corso, però dai, i ragazzi si sono comportati bene, il percorso che hanno fatto fino adesso penso insomma che siano davanti agli occhi di tutti. Ma io penso che la Vastese sia una delle squadre più forti del girone, intanto c'è da dire questo. Poi sì, è stata una partita difficile, diciamo anche condizionata dal vento, sia per noi che per loro. Non è stato uno spettacolo eccezionale per chi l'ha vista, perlomeno per me. E quindi dai, è stata una partita sporca, giocata sulle seconde palle, tanti palloni buttati. Noi abbiamo cercato di fare qualcosa a palla a terra come facciamo di solito, ma con questo vento, con questo terreno era difficile. Dai, alla fine penso che il pareggio sia giusto. Dare di voi per fare un grosso in bocca al lupo a Paolo Tortelli, giocatore del Tolentino, che siamo contentissimi, io personalmente e anche i ragazzi che nella sua degenza fermo mi hanno sempre chiesto, io ero in contatto con un amico del padre, quindi sapevamo giornalmente quello come stava e lo abbracciamo da parte di tutti, gli auguriamo tutto il bene possibile che possa tornare al più presto in mezzo al campo. Sì, sì, purtroppo è la realtà. E venir via da Montegiorgio con questa sensazione come se avessi perso, però in realtà invece sulla carta prima della partita sarebbe stato un ottimo punto, significa che abbiamo fatto delle ottime cose, credo che si poteva chiudere prima la partita, abbiamo dato un'occasione con Vittorio Esposito clamorosa, ma anche altre, il tiro di Palumbo, il tiro di Alonzi usciti di poco, però poi ecco la giocata. Quando una squadra è lì davanti a giocatori importanti, la giocata la trovano e è venuto fuori il pari. Peccato perché i tre punti erano veramente importanti per chiudere il girone d'andata in maniera incredibile, con grande capacità di ottenere dei risultati importanti come quello che poteva essere la vittoria qui a Montegiorgio.